Vediamo se c'è qualche news. No. Allora, bene, iniziamo. Allora, dico solo due parole. Mi perdonerà Nicola se lo presento in maniera semplice e sicuramente indegna, ma per non togliere anche tempo alla conferenza di questa sera, ricordo solo che l'avevamo pensata e inserita all'interno dei corsi 2020 di quest'anno, all'interno di una sezione che abbiamo chiamato Ambiente ed Energia. Noi peraltro da qualche anno collaboriamo con l'ingegner Muzzoli, che spero riesca a collegarsi in serata. Per diverse attività alle quali si sta dedicando, come cottura solare, quindi cottura con l'utilizzo di forni solari. E negli ultimi anni abbiamo anche proposto dei laboratori in merito a questo. Quindi ci sembrava comunque interessante, visto che se ne parla sempre di più, poi sicuramente che questa situazione di quest'anno porterà, credo, a un esito di riflessione riguardo alla questione ambientale ed energetica. E per questo motivo, dicevo, abbiamo chiesto a Nicola di intervenire e lo ringrazio anche perché ha scelto anche di partecipare in questa modalità nonostante tutto. Nicola Armaroli è direttore dell'editoriale Sapere Scienze dal 2014, dirigente di ricerca del CNR ed è membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Io ho letto un po' il curriculum e ci sarebbe da elencare un sacco di cose. Nicola ha scritto diversi lavori, insomma, diverse opere scientifiche, ha al suo attivo una decina di libri, mi sembra di ricordare, tra cui Energia per l'astronave Terra, che è un po' legato all'intervento che abbiamo chiesto a lui questa sera. Cos'altro posso aggiungere? Ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui la medaglia d'oro Enzo Tiezzi della Società Chimica Italiana, premio per la chimica Ravanni Pellati dell'Accademia delle Scienze di Torino, è un chimico di formazione e ha ottenuto anche il dottorato di ricerca per questo. E niente, quindi io lascerei direttamente la parola a lui e auguro a tutti una buona serata. Bene, grazie Matteo, ti ringrazio per questa presentazione, anche troppo lunga. Io stasera non potrò parlare di un argomento così importante in maniera esaustiva, quindi vi rimando al libro Energia per l'astronave Terra. Ne sto scrivendo un altro che dovrebbe uscire quest'estate, dovrebbe chiamarsi Emergenza Energia, ma adesso vediamo, vi informerò a riguardo. Un altro forum su cui appunto mi diletto a scrivere di queste cose è Sapere, la rivista che appunto ho l'onore di dirigere. La trovate online al sito saperescienza.it, la rivista è cartacea ed è in abbonamento lo si trova nelle librerie, nelle principali librerie. Io utilizzo il mio profilo Facebook essenzialmente per dare informazioni di tipo scientifico, quindi se voi siete su Facebook e mi chiedete l'amicizia potrete rimanere aggiornati anche diciamo, su questo canale. Bene, quando io parlo di energia, comincio di solito così, l'ho fatto per tanti anni solo con i ragazzi delle scuole, ma adesso lo faccio con tutti, per far capire appunto che stiamo parlando di un argomento che ci riguarda tutti. Immaginiamo
di rimanere improvvisamente senza energia oppure di avere un incubo la notte che improvvisamente scompaiono i rifornimenti energetici di qualsiasi tipo a casa nostra, nella nostra vita. Cosa succede? E innanzitutto ci svegliamo la mattina e sentiamo che la stanza è fredda. Queste mattine che siamo ancora, pur essendo in aprile sotto zero, è un bel problema. E cerchiamo di accendere sul comodino la luce, ma niente, c'è buio in camera, quindi andiamo a cercare eventualmente delle candele, ma poi non le troviamo perché ormai quasi non ne abbiamo più. Andiamo in frigo, siccome non c'è energia, non c'è elettricità, e quindi troviamo latte avariato, e l'unica alternativa che avremo è quella di andare a mungere. Io abito in campagna, teoricamente potrei farlo, ma ovviamente non sarei in grado di farlo. Proviamo di lavarci, ma anche lì è un'esperienza poco gratificante perché esce solo acqua fredda. Allora uno dice, vabbè, allora mi lavo i denti che uso l'acqua fredda. E anche lì è un problema perché esce dal rubinetto acqua marroncina, sporca, perché per potabilizzare l'acqua bisogna consumare un sacco di energia. Nessuno di noi ce laverebbe i denti con l'acqua del Po, del Rubicone o del pozzo e quindi anche questo richiede un consumo energetico. Quindi sono passati pochi minuti, la giornata è appunto un incubo, ci tratti di andare a scuola, al lavoro, a piedi o in bici, per qualcuno non è un problema, per la stragrande maggioranza delle persone dovrebbe rialzarsi ore prima per andare al lavoro, in aula o al luogo di lavoro fa freddo, anche digitare i tasti del computer è una sofferenza, con le dita ghiacciate, quando è l'ora di pranzo bisogna mangiare crudo, non ci sono fornelli, niente, e poi non si carica lo smartphone, non funziona la TV, il PC, non funziona niente, insomma. Questo per far capire, appunto, lo faccio con i ragazzi delle scuole, ma questo vale per tutti, se riflettiamo un attimo, noi consumiamo energia in ogni istante della giornata. Anche in questo momento noi lo stiamo facendo, se non avessimo energia non potremmo certo stare collegati da vari punti d'Italia. E quindi per noi funziona così. Ma non è sempre stato così. Nella storia, se andiamo a vedere quella storia del consumo energetico negli ultimi 5.000 anni, più o meno da quando l'umanità lascia tracce scritte, il consumo energetico si può stimare essere molto basso, vedete quella riga rossa praticamente non è salita, poi a un certo punto è salita in maniera esponenziale, in maniera enorme, e nel giro di 3-4 generazioni. E a tutt'oggi più dell'80% di questa energia è tenuta dai combustibili fossili. Tenete conto che un secolo fa, nel 1920 eravamo al 90%, quindi in un secolo la situazione non è molto cambiata. Chiaramente è cambiata la quantità totale, ma le percentuali non si sono molto discostate. Il XX secolo è stato l'anno del boom di tutto, anche su questo potremmo discutere delle ore, su quello che è accaduto in quel secolo lì, grazie soprattutto alle scoperte che sono state fatte tra il 1885 e grosso modo il 1915. Comunque, la quantità di carbone nel XX secolo consumata è aumentata di 5 volte, quella di petrolio di 140 volte, quella di gas di 375, l'elettricità addirittura 500 volte. La domanda che sorge spontanea è se potremo stare a lungo là sopra, quella cuspide lì che vi ho fatto vedere, e ovviamente noi sappiamo che la risposta è no, per almeno due motivi. Il primo è che le quantità di questi combustibili non sono infinite, ma soprattutto, pur essendo molto cospicui, poi dopo ne parliamo. Ma soprattutto il problema è un problema di carattere ambientale legato principalmente al cambiamento climatico. Quindi noi oggi abbiamo un sistema fossile, appunto, che è totalmente insostenibile. Guardiamo qualche numero. Gli ultimi dati BP dimostrano che appunto nel 2018 noi abbiamo consumato circa 5 miliardi di tonnellate di petrolio, circa 8 miliardi di tonnellate di carbone e 2,6 di gas. Gli utilizzi che ne facciamo sono indicati lì. Mi piace sottolineare da chimico che grosso modo circa il 90% dei combustibili fossili, in particolare dei due idrocarburi, viene utilizzato per scopi energetici, mentre un 10% degli idrocarburi, quindi petrolio e gas in particolare, viene utilizzato per la produzione petrolchimica, quindi per tutti gli oggetti, ma non solo, anche i farmaci e i fertilizzanti che noi utilizziamo comunemente. La nostra vita, comunque, sono parte importante della nostra qualità della vita. Il carbone invece viene anche utilizzato con l'industria del cemento e dell'acciaio, quindi altri utilizzi.
Questo cosa significa? Significa che bruciando queste quantità qui, noi buttiamo in atmosfera, l'abbiamo fatto così nel 2018, circa 34 miliardi di tonnellate di CO2. Ora, se voi guardate quel 34 e fate la somma dei numeri che vi facevo vedere prima, fa meno di 34, allora uno mi potrebbe dire, ma tu che sei un chimico non sai fare i conti, è possibile che diventino di più. Il problema è che quando si vanno a bruciare i combustibili fossili, a base di carbonio, si legano all'ossigeno, l'ossigeno è una molecola relativamente pesante, che quindi si attacca al carbonio e fa la CO2, che è una molecola, diciamo, relativamente pesante, quindi va in qualche modo a sbilanciare in termini di tonnellate questo bilancio, proprio perché mentre succede la combustione, l'ossigeno viene catturato dagli atomi di carbonio. Per percepire la nostra cuccagna energetica, che in qualche modo si intuiva anche prima, guardando la nostra giornata senza energia ipotetica, dobbiamo fare qualcosa che ci aiuti dal punto di vista dei conti a capire la situazione, perché se io vi dico 10 miliardi di tonnellate come prima, chiaramente non capite, nessuno può capire, anch'io faccio fatica a capire nonostante mi occupi di sta roba qui. Allora, per capire meglio quanta energia consumiamo, immaginiamo invece di avere la potenza in uscita dalla presa o da chissà dove, dalla presa elettrica o dal motore dell'auto, di avere delle persone che pedalano per noi. Li possiamo chiamare schiavi, se siamo degli schiavisti che non li paghiamo, o li possiamo immaginare come persone, come salariati, no? Bene, una persona normale, non un atleta olimpico, può sviluppare per un tempo continuativo pari a una giornata di lavoro di 8 ore circa 50 watt. Immaginate quindi di avere dei pedalatori a vostra disposizione che sviluppano ciascuno 50 watt. Più o meno una lampadina di quelle tradizionali incandescenti era 60 watt, no? Quindi un lavoro per accendere una lampadina di quel tipo lì. Questo è quello che la muscolatura umana può generare in sforzo continuato. Questo cosa significa? Significa che per far funzionare la TV, che assorbe circa 100 watt, bisognerebbe mettere a lavorare due persone. E in qualche modo anche fare per il vostro computer. Se adesso state utilizzando un computer da tavola, è come se avete attaccato al vostro computer due persone che pedalano. Naturalmente voi non state pedalando, state tranquillamente seduti su una sedia, su una poltrona a guardare queste diapositive, e questi sono chiaramente, ovviamente, schiavi virtuali. Se pensiamo a una lavatrice che consuma molto di più, la lavatrice ha l'equivalente di 15 persone, anche se la parete di classe A più. Questi pedalatori, immaginate che una volta erano le donne che andavano al fiume a lavare sostanzialmente, quindi non è più necessario mandare nessuno al fiume, basta spingere un bottone e la lavatrice fa il lavoro di 15 persone. Quando prendiamo un Frecciarossa, la motrice del Frecciarossa 1000 ha una potenza di 9,8 MW, può sviluppare questa potenza, può assorbire questa potenza, è l'equivalente di 196.000 pedalatori. Questo è il motivo per cui noi riusciamo ad andare da Bologna a Milano in un'ora in treno, perché è come se avessimo 196.000 persone, quindi quasi una Bologna, che pedala per noi per portarci a Milano. E dividendo per il numero di passeggeri tipici di un convoglio, sono circa 430 schiavi virtuali che ci permettono di arrivare da Bologna a Milano in un'ora. Quindi noi siamo veramente dei privilegiati perché appunto non dobbiamo schiavizzare nessuno, noi compriamo biglietti su internet, giriamo chiavi, spingiamo bottoni, questi schiavi virtuali si materializzano velocemente. E se andiamo poi a vedere in ultima analisi dove stanno alla fin fine nei legami chimici carbonio-carbonio e carbonio-idrogeno degli idrocarburi che fanno funzionare le nostre macchine. Un altro problema che noi abbiamo è che i consumatori aumentano. Oggi io guardavo il census, lo US Census alle 19:13, poco prima di chiudere un po' questa presentazione, e segnava 7 miliardi 640 milioni 771 mila. Non so se tenga conto dei morti di Covid nell'ultimo mese, comunque sta di fatto che questo è il numero che salta fuori. Nel 1960, bevo un attimo, scusate. Io non ero ancora nato, però erano 3 miliardi di persone, forse qualcuno di voi qui che mi sta ascoltando era già nato. Comunque all'epoca erano 3 miliardi di persone, quindi meno della metà. Nel 1960 sono 60 anni fa, non è l'età della pietra. Ogni anno ci sono oltre 80 milioni di abitanti in più, quindi 80 milioni di consumatori di energia in più. 80 milioni sono circa 82-83, quindi praticamente ogni anno c'è una Germania in più. Ogni singolo anno gli abitanti.
Ogni giorno ci sono 225.000 persone in più che chiedono energia, cibo, risorse. 225.000, fate conto che è la dimensione di una città come Padova. Cioè domattina, quando ci alziamo, nel mondo c'è l'equivalente di una Padova in più. E idem, domenica mattina ce ne sarà un'altra, lunedì un'altra e così via. Ogni minuto nascono 32 cinesi e 48 indiani e un italiano. Da oggi al 2050 aumenteremo di altri 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo. E quindi a questo preciso punto, io in questa conferenza dico sempre a meno di pandemia. Purtroppo adesso, prima la gente mi guardava, probabilmente questa cosa passava, come dire, quasi inascoltata, adesso la gente comincerà a toccare ferro o qualcos'altro quando dirò questa cosa. Comunque il concetto è quello, se non ci saranno eventi catastrofici tipo pandemie, dovremo aumentare da qui al 2050, siamo al 2020, quindi 2050 è dopodomani, di altri 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo. Cioè senza eventi catastrofici avremo una Cina più un'India in più nel 2050, fra 30 anni. È curioso notare che sono stati necessari circa 5.000 anni per far nascere i primi 2 miliardi di persone, dal 3.000 avanti Cristo al 1927, 50 anni per gli altri 2 miliardi, dal 27 al 73, 25 per i successivi 2, dal 74 al 99, e in 19 anni, dal 2000 al 2018, la popolazione è cresciuta in altro 1,5 miliardi. Quindi, appunto, dal 2000 abbiamo una Cina in più. Uno dice, ok, va bene, ho capito, ma è convinto. Noi abbiamo un sacco di energia, abbiamo una vita molto facile, però l'energia è costosa. Cioè io, per avere tutta questa profluvio energetico, io spendo un sacco di soldi. E i prossimi dati vi dimostreranno che questo non è assolutamente vero. Il petrolio attualmente costa 25 dollari al barile. Anche questa è una diapositiva che io faccio vedere da almeno 15 anni. Potete immaginare quante volte ho cambiato quel numero lì. Sono passato da 150 a 25. Adesso è proprio il minimo storico, quindi voi vedete il numero minimo storico delle mie presentazioni. Poi dopo possiamo discutere perché, ma insomma è abbastanza ovvio, no? Quindi attualmente il petrolio costa 16 centesimi di euro al litro ed è molto meno caro di una bottiglia di acqua minerale, ma anche quando costava 100 dollari al barile, una bottiglia di levissima costa sicuramente di più anche al supermercato. La benzina attualmente costa 1,4 euro, che è il prodotto finito che noi usiamo, il petrolio ormai non lo usa più nessuno in quanto tale. Ma ricordiamoci che il 65% di quel prezzo sono tasse. Nonostante questo carico fiscale pazzesco, un litro di benzina costa meno di una bottiglia d'acqua minerale nella peggiore pizzeria d'Italia, che costa tipicamente 2 euro. A questo proposito faccio notare una cosa, non so se l'avete sentito dire, ma insomma, ci sono stati degli analisti in questi giorni che hanno detto che siccome non sanno più dove mettere, immagazzinare il petrolio sia raffinato che greggio, che continua a uscire dai pozzi, perché non è che si possono fermare come l'interruttore della Bajur, siccome non sanno più dove metterlo, c'è il rischio concreto, secondo alcuni analisti, che il prezzo del petrolio vada negativo, cioè siano richiesti soldi affinché tu, come dire, consegni del petrolio. Anche qualche mio amico, ho messo questo post su Facebook, qualche mio amico ha detto, ma allora la benzina andrà a finire a zero? No, attenzione, la benzina al massimo calerà del 35%, che sarà il suo costo industriale, ma il 65% di tasse continuerà a pagare. Quindi ci sono molti paradossi in tutto questo su cui potremmo discutere per ora, ma non ho tempo. Parlando appunto di petrolio, noi sappiamo che l'umanità è andata alla ricerca di petrolio per più di un secolo, strizzando letteralmente il pianeta, andando a cercare in ogni angolo possibile e immaginabile, inclusa la sismicamente attiva pianura padana, cosa che non è una buonissima idea. Il petrolio però, e questo va sottolineato molto con forza, ricordatevelo bene, ormai non è più una sola cosa, è fatto di due tipi di petrolio. C'è il petrolio convenzionale, che potremmo definire facile, che è quello che si estrae ad esempio nel Golfo Persico. Voi andate nel deserto saudita, rivelate un pozzo nel posto giusto e da lì il petrolio esce spontaneamente, insisto spontaneamente, per 10, 20, 30 anni, delle volte 50 anni. Quello è il petrolio facile, facile anche perché l'Arabia Saudita è vicina a un mare, appoggiare dei tubi sul deserto non è particolarmente oneroso né difficile e quindi è petrolio facile.
Questo petrolio si va progressivamente esaurendo, ce n'è sempre meno. Stiamo andando alla ricerca di petrolio diverso, non difficile, estremo. Come chimico non posso non parlare del fatto che il petrolio è un liquido veramente straordinario. Il petrolio è la vera causa, il motore principale di tutto lo sviluppo che abbiamo avuto in questi cent'anni. Il petrolio è come il maiale alle nostre parti, il petrolio non si butta nulla. Quello è un barile di petrolio ed è l'utilizzo che viene fatto ad esempio negli Stati Uniti, in Europa non è molto diverso. Circa il 50% viene utilizzato per fare benzina, quindi la parte più leggera, la frazione più leggera del petrolio greco. Poi via via ci sono le frazioni più pesanti, abbiamo circa un 25% di diesel, poi abbiamo altri prodotti lubrificanti, abbiamo combustibile per aerei, molto importante, circa il 10% e così via. La cosa straordinaria del petrolio, pensateci bene, è il fatto che la parte peggiore, che è l'asfalto, cioè la parte più pesante, non viene buttata, viene utilizzata per fare i nastri d'asfalto su cui girano gli automezzi che utilizzano la frazione più leggera. E tra l'altro si può anche riciclare, vedete sempre più adesso che quando asfaltano le strade tolgono il catrame e lo caricano su un camion perché poi lo vanno a riutilizzare, eccetera, a rielaborare. Quindi del petrolio appunto non si butta assolutamente nulla, è un liquido assolutamente straordinario, con una densità di energia straordinaria, una capacità di essere convertito in altri prodotti dopo raffinazione straordinaria. Il petrolio appunto, come accennavo prima, non è più quello di una volta, come dire, si va a estrarre il gas in maniera diversa. Ci sono vari tipi di petrolio cosiddetto non convenzionale, uno è quello delle sabbie bituminose che vedete nelle mani di questo signore, uno guardando quella roba lì dice ma come quello è petrolio? No, in effetti quello non è petrolio, quella è sabbia mescolata a petrolio molto pesante. Vedremo tra un attimo qualche altra foto. Poi abbiamo del petrolio e del gas che è molto fetenti, diciamo così, che stanno nelle viscere della Terra, circa 1.500-2.000 metri, e sono intrappolate lì. Cioè, voi, se provate a fare quello che dicevo prima, che si può fare in Arabia Saudita, andate a trivelare un pozzo verticale in alcune zone, particolarmente negli Stati Uniti, queste formazioni rocciose del sottosuolo, ce ne sono tante, sono appunto degli scisti che intrappolano idrocarburi, che sono letteralmente incollati dentro a questi scisti, quindi, per cui voi fate un buco e non esce niente. Quindi per andare a far sì che petrolio e gas escano dalla loro trappola bisogna andare a scatenare l'inferno nel sottosuolo attraverso quel processo di fracking che sta per hydraulic fracturing, cioè fratturazione idraulica, e che vuol dire appunto iniettare cariche di dinamite nel sottosuolo, poi acqua ad altissima pressione, composti chimici ad altissima pressione, sabbia eccetera, per creare delle crepe in questo scisto in modo tale che petrolio e gas trovino la via di fuga per andare in superficie. Questo ha delle enormi implicazioni ambientali che non ho tempo di discutere in dettaglio. Poi un'altra cosa che facciamo sempre di più è andare in zone remote, in particolare ad esempio nelle zone artiche. Ora, siccome l'Artico si sta sciogliendo per il cambiamento climatico a causa dell'uso smodato degli idrocarburi, con un gesto di estrema follia, neanche un tossicodipendente all'ultimo stadio probabilmente faremo una cosa del genere, andiamo a trivellare l'Artico. L'abbiamo prima distrutto e poi con la causa andiamo a cercare ancora più diciamo risorse della causa che ha creato quella distruzione. Una cosa assolutamente folle nella quale l'ENI è maestra, è stata la prima a correre nell'Artico, al di là di tutte le pubblicità diciamo buoniste e verdiste che fa continuamente e ossessivamente sui media nazionali. Andiamo a profondità sempre più crescenti. Se negli anni 90 anche solo le piattaforme andavano a pescare a pochi decine, centinaia di metri di profondità, oggi abbiamo piattaforme in mare che vanno a pescare petrolio a 100 km dalla costa e a 6-7 km dal pelo dell'acqua dove iniziano appunto, dove trovano il fondo del mare e iniziano a trivellare. Quindi condizioni sempre più estreme, quindi sempre più costose e quindi sempre più anche pericolose dal punto di vista ambientale. Il fatto che queste operazioni, tutte queste che vi ho fatto vedere, siano estremamente costose, fa sì che un petrolio a 20 dollari il barile sia la mazzata peggiore per questo petrolio non convenzionale, che non può reggere a prezzi così bassi. Ma questo è un altro fronte che non posso aprire, dopo se volete ne possiamo discutere. Se nel 2003
Il petrolio convenzionale, che la parte blu, copriva buona parte del fabbisogno. Siamo arrivati nel 2015, siamo ancora lì, che il petrolio non convenzionale ormai copre più della metà delle risorse, della domanda. Quindi quando voi andate a fare benzina con la vostra macchina, ricordatevi che statisticamente metà di quel petrolio viene da queste fonti non convenzionali di petrolio, cosiddetto difficile, non quello facile, saudita o kuwaitiano o iracheno. Accennavo prima le sabbie bituminose. Le sabbie bituminose sono, se c'è qualche geologo in ascolto mi perdoni per questa cosa, ma cerco di farmi solo capire, sono quasi dei giacimenti di petrolio andati a mare, cioè risaliti in superficie a processi geologici. Tutta la parte leggera di idrocarburo se n'è andato, o è evaporato, è stata divorata da microorganismi, è rimasta lì la parte pesante, appunto la parte bituminosa, che è quasi superficie, cioè dal livello, diciamo, di terra fino a circa 200 metri di profondità. Una zona ricchissima di queste sabbie bituminose è quella che vedete indicata in arancio nello stato dell'Alberta in Canada. Quello che si fa è ben descritto da questa foto, che non richiede molti commenti. La parte sinistra è la parte dove le sabbie vengono estratte, la parte destra è la foresta boreale che viene distrutta per fare spazio a questo tipo di estrazione. Sono quasi da vedere delle miniere di carbone a cielo aperto, però invece di estrarre il carbone estraggono questa sabbia che poi va ad un impianto chimico, che va ad un impianto chimico che qui non vi ho fatto vedere perché l'ho tagliato, comunque un enorme impianto chimico che poi attraverso trattamento prima fisico che poi chimico alla fine estrae un barile normale di petrolio. Però chiunque può capire, intuire facilmente come un conto andare a fare un buco nel deserto saudita, il petrolio è già pronto. Un conto è andare a fare tutta questa operazione di estrazione, di trattamento fisico e chimico e di cracking e di tutta una serie di processi di raffinazione per avere finalmente e faticosamente questo benedetto barile di petrolio. Guardando questa immagine qualche anno fa, mi è tornato alla mente un antico proverbio dei nativi americani che stanno facendo una lotta di salvaguardia di quei territori che buona, perché secondo la loro cultura ancestrale hanno un significato sacro. Questo proverbio antico, che è stato coniato prima che facessero queste robe qua, e quindi denotava la saggezza di queste persone già da lungo tempo, da tempi non sospetti, dice: solo quando avrai abbattuto l'ultimo albero, quando avrai avvelenato l'ultimo fiume, quando avrai pescato l'ultimo pesce, capirai che il denaro non lo puoi mangiare. Insomma, gli ultimi 80 anni, ogni tanto mi fermo perché bevo, Gli ultimi 80 anni sono stati l'era dei combustibili fossili, un'epoca oggettivamente straordinaria. Noi siamo persone fortunate ad essere nate qui, abbiamo dei lussi che sicuramente neanche l'imperatore romano poteva permettersi, e oggi i lussi dell'imperatore romano sono a disposizione di persone normalissime, come siamo sicuramente noi qui all'ascolto. Abbiamo creato un'agricoltura che è in grado di sfamare quasi 8 miliardi di persone, ne potrà sfamare anche 10. Viviamo nei paesi più ricchi, questo è un privilegio non di tutti chiaramente, ma di una minoranza delle persone che vivono in questo pianeta in case confortevoli d'estate e d'inverno. Abbiamo la possibilità di istruirci e abbiamo la possibilità di viaggiare da una parte all'altra del pianeta in 24 ore. Se io prendo adesso no perché l'aeroporto è chiuso, ma insomma se io prendo un aereo a Bologna, domani posso essere tranquillamente in Australia. Pensiamo che Cristoforo Colombo per andare in America ci ha messo dei mesi, andava a energia eolica e non a cherosene. Ovviamente tutto questo ha un prezzo, e su questo potrei dilungarmi molto, sarò molto stringato, ne possiamo discutere dopo se volete. Il rovescio della medaglia di tutto questo sono tensioni, guerre, inquinamenti, cambiamenti climatici. Noi abbiamo già fatto delle guerre che sono definite guerre per il petrolio, le guerre che sono succedute a partire dall'inizio degli anni 90 fino agli anni 2000 post 11 settembre sono chiamate le guerre per il petrolio, e così è stato. Qual è il problema? Il problema è appunto la CO2 a cui accennavo prima. La CO2 è una molecola infida da molti punti di vista. Dicevo, appesantisce il carbonio, che quindi fa quello che dicevo prima, ma soprattutto è una molecola che sfugge completamente alla sensibilità umana, cioè è totalmente incolore e inodore, e per cui noi non la percepiamo. Il principale prodotto che esce dal tubo di scappamento come quantità è la CO2, ma nessuno la vede, quindi non ce ne siamo mai posti il problema.
Veramente, io penso che dico sempre che penso che la gente ritenga che il motore dell'auto, dello scooter, di quel che è, se la mangi la benzina, perché uno dice: oh, la metto dentro, poi dopo una settimana non c'è più niente, se l'è mangiata. In realtà, noi sappiamo appunto che la converte, questo liquido verde viene convertito in questo gas incolore, in odore, che va in atmosfera e si accumula, e si accumula, e si accumula. E soprattutto accumulandosi, crea questa coperta termica che fa l'effetto dei vetri della nostra macchina quando andiamo al supermercato d'estate. Arriviamo al parcheggio del supermercato con l'auto fresca da condizionamento, la lasciamo lì, andiamo a fare la spesa, torniamo dentro, torniamo in macchina e a quel punto ci potremo cuocere un uovo dentro. Perché? Perché i vetri dell'auto fanno passare la radiazione solare visibile, ma la radiazione infrarossa che viene riemessa dal cruscotto, dal volante, dai sedili, quei sedili neri, quelle cose, viene riemessa, va a sbattere contro i vetri che sono impermeabili a quella radiazione, restano lì e scavano. Questo è lo stesso effetto che in grande stile fa la CO2 su tutto quanto il pianeta Terra. Siamo tutti colpevoli di questo, a cominciare da me. E vi faccio un esempio concreto. Questa è la mia vecchia auto che ho dismesso circa 2 anni fa. Nel luglio 2018, una vecchia auto diesel, era un Euro 3, avevo fatto 203.000 km nel corso di 14 anni. Quando ho dismesso questa macchina, per comprarne una completamente diversa, senza un motore termico, dopo ne parlerò, ho fatto due conti. Questa macchina nella sua vita ha bruciato oltre 13.000 litri di gasolio, cioè ha bruciato oltre 7 volte il suo peso in termini di gasolio. Ma questo è niente, perché se uno va a vedere quanta CO2 quell'auto ha prodotto, cioè quanto io ho prodotto per spostarmi, ho prodotto oltre quasi 34 tonnellate, cioè la mia macchina ha emesso oltre 21 volte il suo peso in termini di CO2. Quindi quando voi vedete macchine che girano, questi giorni se ne vedono pochissime, pensate, o anche parcheggiate, pensate che quella macchina, alla fine del suo ciclo di vita, avrà emesso oltre 20 volte il suo peso di CO2. A questo punto forse non occorre essere Einstein per capire che se ogni singola macchina emette 20 volte il suo peso, e le macchine sono pesanti, no? Di CO2, è chiaro che questa CO2 può creare un problema. E in realtà questo problema è già stato evidenziato alla fine dell'Ottocento, ma ce ne siamo convinti solo negli ultimi 30-40 anni. C'è ancora qualcuno che non è convinto, ma ormai questi sono dei terapeutisti, no? Che ritengono che la CO2 non sia un problema. Siamo a quel livello lì. Un veloce riscaldamento indotto dalle attività umane è in atto ed è un fatto. Io, quando mi capita a volte durante le conferenze o anche nei dibattiti sui media, di discutere con qualcuno che ancora dice che il riscaldamento climatico non c'è, dico: guarda, io con te non ci parlo, perché è come se mi mettessi a parlare con uno che ritiene appunto che la Terra sia piatta. Quindi la discussione è chiusa. Detto questo, se andate sul sito della NASA, che voi sicuramente frequentate più di me, se andate qui vedrete che troverete una lunga serie di foto, tantissime, di luoghi del mondo, in particolare ghiacciai, filmati e fotografati durante 100 anni fa, e oggi diciamo che non ancora in particolari commenti. La calotta artica si sta letteralmente disintegrando. Io mi ricordo quando me la facevano disegnare la maestra, questa roba bianca su un foglio nero alle elementari. Bene, la calotta artica dal 1979, fine di agosto, quindi fine estate, è diminuita del 35% in superficie mediamente e del 65% in volume. Cioè la calotta artica si sta disintegrando. E la cosa che dà più fastidio è che se ne parla pochissimo. Allora, il Covid-19 è una tragedia, però siccome colpisce nel giro di pochi giorni, poche settimane, allora tutti ne parlano e tutti corrono ai ripari. Questa immane catastrofe che sta sorgendo sopra al freezer, sulla nostra testa, al Polo Nord, va avanti quasi nel disinteresse generale. E questa è una vergogna. La transizione energetica. È chiaro che noi dobbiamo cambiare sistema. Quindi io dedicherò adesso questa parte a dare alcune dritte, diciamo, poi ripeto, se volete approfondire, guardate, leggete il libro, leggete Sapere e andate anche sulla mia pagina, ci sono un sacco di contributi, video, anche radio, TV, eccetera, in cui parlo un po' a ruota libera dei vari temi. Transizione. Ora, non è neanche giusto dire che sta accadendo una transizione energetica. In realtà,
La civiltà umana è sempre stata in transizione energetica. E questo è un grafico che spiega il concetto molto bene. Nel 1800 la fornitura energetica dell'umanità era fornita da legna e biomasse tradizionali, quindi tutta la parte verde. Poi abbiamo cominciato a usare il carbone sempre di più. Quindi percentualmente, questa è la percentuale, questo è il 100%, quindi in valore assoluto le quantità aumentavano sempre, ma andando a vedere la distribuzione percentuale è questa. La legna è stata progressivamente sostituita dal carbone. Poi, dopo un secolo esatto, il carbone ha cominciato a lasciare spazio percentualmente al petrolio, che è il marroncino più chiaro. Poi, a sua volta, il petrolio è stato integrato e parte sostituito dal gas. E quindi c'è stata anche la transizione, in qualche modo, petrolio-gas. Poi, pian piano, più tardi, a partire dagli anni 60-70, sono cominciati il nucleare e poi le rinnovabili. E quindi, progressivamente, abbiamo una transizione. Quindi l'umanità è sempre in transizione. Quindi possiamo dire che non c'è niente di nuovo sotto il sole. Una cosa nuova però c'è, che la transizione energetica attuale sarà un processo molto più complesso che in passato, per almeno tre motivi. Ragioni tecniche, quindi tecnicamente è una cosa complicata, ne vedremo alcuni aspetti tra un attimo. Dimensioni, oggi il mondo è un sistema, lo sappiamo bene, l'abbiamo imparato adesso tutti, un sistema globalizzato, interconnesso, complesso, per cui se cambia una parte, poi l'altra ne risente. Quindi è più difficile cambiare il mondo adesso, che è globalizzato, rispetto a quando ognuno andava per la propria strada, anche solo, diciamo, 50-70 anni fa. E questo ha anche delle implicazioni economiche, sociali e geopolitiche. Quindi la transizione energetica è in corso, è un processo complicato, enormemente complicato, complicato ulteriormente dal fatto che tutto questo avverrà, sta già avvenendo, in un quadro di risorse naturali limitate e sempre più contese, e di cambiamento climatico. Quindi, passatemi la parola, un grandissimo casino. Potrei stare qui a discutere e farmi vedere quali sono pregi e difetti di ciascuna fonte, però taglio subito la testa al toro e la soluzione definitiva e perenne al problema energetico è una sola, si chiama Sole. I motivi sono molto semplici e banali, brillerà per altri qualche miliardo di anni, quindi diciamo possiamo stare tranquilli, ma soprattutto il Sole invia sulla Terra in un'ora una quantità di energia pari a quella che l'umanità consuma in un anno. Quindi non c'è problema per quanto riguarda la disponibilità, ma non essendoci soluzioni facili a problemi complessi, la situazione è piuttosto complicata. Innanzitutto il sole, per fortuna, è una fonte energetica diluita, perché voi sapete meglio di me che al confine esterno dell'atmosfera arrivano 1370 watt per metro quadro e a causa del fatto dell'alternanza notte e giorno, delle nubi, della presenza dell'atmosfera, dell'albedo, eccetera, 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 arriva mediamente su un metro quadro di superficie terrestre in un anno 170 watt. E meno male che ne arrivano così poco, perché se ne arrivassero di più il nostro pianeta sarebbe incenerito. Quindi noi sappiamo, e voi ripeto, lo sapete meglio di me, che la Terra stava in una posizione perfetta per dare le condizioni che permettono lo sviluppo della vita, quindi una distanza ideale tra dal Sole, per esempio, e così via. Comunque, sta di fatto, tornando al discorso di stasera, che si arriva a 170 watt per metro quadro, che è una quantità moltiplicata per i milioni di metri quadri del pianeta, enorme, appunto. E soprattutto è una quantità che sappiamo esattamente quant'è. Cioè, noi sappiamo esattamente in ogni metro quadro, secondo la latitudine, quanta roba arriva. Quindi, a differenza del sistema energetico attuale, in cui non si sa dove sia l'energia, e comunque sicuramente non è equamente distribuita, è sicuramente concentrata, Golfo Persico, Russia, eccetera. Noi qui abbiamo invece una fonte di energia che è, diciamo, disponibile ovunque, con delle oscillazioni, ma non drammatiche. Tra Parigi e Londra, tra Roma e Londra c'è un fattore 1,5 per dire. Ma noi dobbiamo essere pratici, a noi in realtà la luce del sole non serve a niente, cioè a noi servirebbe tanto in questi giorni perché non ne possiamo più di stare in casa, però andando agli scopi energetici la luce del sole in quanto tale serve poco. A noi servono due cose come consumatori della civiltà moderna, servono elettricità da una parte e combustibile dall'altra. E attualmente il consumo medio, finale, parlo di consumo finale di energia,
come dal lato dell'utilizzatore, abbiamo un 25% di elettricità e un 75% di combustibile. Questo è un numero che solitamente non risalta. Cioè, quando si parla di energia, ci pensate, si parla soprattutto di fotovoltaico, nucleare, eolico, eccetera, ma si parla sempre solo di elettricità, ma tant'è che i due termini vengono usati in maniera interscambiabile, che è sbagliatissimo. Il nostro fabbisogno energetico, purtroppo, e sottolineo purtroppo, per tre quarti è ancora dovuto a combustibili. Cioè noi bruciamo, che è la cosa più primordiale che si possa fare per andare, per muoverci, per scaldare casa e così via. Cosa che dovremmo fare sempre meno. Però, fotografando la situazione al momento attuale, un quarto elettricità, tre quarti combustibili. Quindi noi dobbiamo fare delle tecnologie rinnovabili, solari possibilmente, basate, che riescono, scusate, a produrre sia elettricità che combustibili. La buona notizia è che con le tecnologie rinnovabili elettriche siamo già a un ottimo punto, sono le più competitive sul mercato adesso, lo dico con orgoglio, perché io quando 10 anni fa parlavo di energia fotovoltaica in una conferenza come questa, la gente ti guardava con un sorrisino di quasi di commiserazione, quindi si era il solito sognatore. Adesso bisogna sapere che l'elettricità più conveniente al mondo è quella fotovoltaica. Il fotovoltaico anche con batteria spesso, già oggi, in molti siti costa meno del carbone, perché c'è stata una rivoluzione guidata dalla Cina, eccetera, eccetera. Se volete possiamo approfondire. Invece per i combustibili siamo indietro, molto indietro, cioè fare combustibili dalle fonti rinnovabili è estremamente difficile. Due parole sulla parte più facile, quella elettrica. Attualmente con le tecnologie basate su acqua, vento e sole, WWS, più altre, ci produce il 27% di elettricità mondiale. Questo lo sottolineo perché c'è ancora qualcuno, tipicamente quelli che non credono al cambiamento climatico o soggetti naif di questo tipo, che dicono che le rinnovabili non contano niente. Le rinnovabili sono, si stanno avviando ad essere un terzo dell'elettricità mondiale, un terzo. Se noi andiamo a vedere l'eolico, il fotovoltaico, l'eolico dal 2001 al 2018, il trend della potenza installata è questa, e nel fotovoltaico dal 2008 al 2018 la tendenza è questa, quindi ancora più impressionante. A fine 2018 erano installati circa 600 gigawatt di eolico e più di 500 di fotovoltaico. Questa è la potenza installata, che è un numero che a me non piace tanto, mi piace andare a vedere quanta elettricità effettivamente questa roba installata ha prodotto. E allora, è un conto abbastanza semplice, fatto anch'io, quindi non è particolarmente complicato, assumendo il fattore di carico tipico dell'eolico e del fotovoltaico, la faccio breve, vento più fotovoltaico nel 2018, la parte gialla, hanno prodotto il 6% dell'elettricità mondiale. Cioè vento e fotovoltaico nel 2018 hanno prodotto l'equivalente di 250 centrali nucleari o a carbone. Quindi mentre noi ci siamo sconquassati per anni a discutere di nucleare, ve lo ricordate ancora, no? 10 anni fa noi in questi giorni eravamo lì a discutere, poi fu fatto un referendum nel 2011, fortunatamente andò come andò, tutte chiacchiere buttate al vento, risorse completamente sprecate, perché nel frattempo c'è chi ha prodotto a livello mondiale 250 centrali, che sono appunto eoliche fotovoltaiche, l'hanno fatto senza fare troppo rumore, okay? Spesso in location che sono appunto i tetti delle case, come ben sappiamo anche e soprattutto in Italia. Uno potrà dire, ma il 6% non è tanto, attenzione, 10 anni fa era praticamente zero. Non è mai successo nella storia delle tecnologie energetiche che due tecnologie semplicissime, tra l'altro pochissimo costose, siano prese questa fetta del mercato in così poco tempo. È stato un mercato che si espande sempre, quindi è stato veramente un miracolo e vi assicuro che 10 anni fa nessuno avrebbe scommesso un centesimo che questo sarebbe accaduto, a parte qualche sognatore. La cosa interessante è che non l'aveva previsto nessuno, appunto. Cioè, questa è l'andamento storico, la parte nera, dell'installazione fotovoltaica nel mondo. Vedete, siamo a 500 gigawatt, come dicevo prima. L'Agenzia Internazionale per l'Energia, quella che ci spiega sempre tutto, e quindi bisogna sempre prenderla con le molle, nel 2002 aveva previsto che nel 2020 saremmo stato qui. Siamo qua. Diceva, beh, il 2002 sono stati 20 anni. Anche nel 2010 aveva previsto che eravamo qui, non ci ha preso tanto, ma anche nel 2012, ma anche nel 2015, insomma non ci ha mai preso. Okay? Quindi tutto questo che è venuto in maniera totalmente inaspettata.
Quindi, attenzione, è molto rischioso fare previsioni in campo energetico. Infatti io tendo a non farle mai, perché si rischiano figuracce come queste. La porzione più difficile è i combustibili, e questa è una storia piuttosto complicata che dirò solo in maniera sommaria. Fare combustibili dal sole è complicato. È anche intuitivo capire che se io voglio fare elettroni, cioè elettricità, da fotoni, luce, sono due cose immateriali, e dal punto di vista, diciamo, intellettuale, la cosa non mi sconvolge più di tanto. Se invece dalla luce, che è un'entità immateriale, voglio fare dei combustibili, una roba che tocco, che vedo, è fatica, in effetti è fatica, è estremamente faticoso. La natura lo fa, perché prende la luce del sole e produce biomassa, produce tronchi di alberi, produce mele, pere, grano, ok? E lo fa in maniera estremamente inefficiente, perché la resa fotosintetica è mediamente inferiore all'1%. Quindi, è possibile fare combustibile dal sole e la cosa più rudimentale che possiamo fare è sfruttare, fare i parassiti, sfruttare quello che fa il sole, cioè fare i biocombustibili, cioè far fare il lavoro al sole. Quindi dedicare colture, ad esempio, a produrre grano turco, marrabietto, canna da zucchero per fare dei prodotti agricoli, appunto, da cui si possono ottenere bioetanolo attraverso un processo di fermentazione in impianti industriali. Questo è equivalente a farne la benzina. Poi ci sono altri tipi di semi che servono per fare il gasolio, oli vegetali, cotto, eccetera. Questa è la prima generazione. È facilmente dimostrabile, l'avete già sentito tante volte, che se noi volessimo andare tutti gli automezzi del mondo a biocombustibili, non basterebbero i terreni agricoli del mondo. Noi dobbiamo pure mangiare, quindi chiaramente non è un'opzione. È un'opzione sfruttare in alcune zone geograficamente limitate. La seconda è quella degli scarti agricoli, un'opzione che 10 anni fa era molto alla moda, poi si è rivelata più difficile. Cioè, molto semplicemente, io ho il grano turco, la pannocchia continua a fare la polenta invece che fare il bietanolo, utilizzo lo stelo che non so mai dove mettere tra l'altro, che è un materiale cellulosico. È più faticoso, si può fare, ma purtroppo non c'è stato quello sviluppo che si sperava. La ricerca, diciamo, va avanti e l'obiettivo è quello di arrivare alla terza generazione, per fare la cosiddetta fotosintesi artificiale, che è un'idea su cui che è già stata, diciamo, avanzata da Giacomo Ciani, cioè più di 10 anni fa all'Università di Bologna, ma dopo tanto tempo non siamo ancora riusciti a realizzarla. L'idea è molto semplice, io ve la schematizzo in maniera molto banale. L'idea è quella di prendere molecole semplici a basso contenuto energetico, come acqua e CO2, quindi basso contenuto energetico, e fare combustibili, quindi molecole ad alto contenuto energetico, utilizzando ovviamente la luce del sole. Purtroppo però queste molecole qui, acqua e CO2, non assorbono la luce del sole, tant'è vero che non sono colorate, non assorbono in maniera intensa. Quindi per fare in modo di andare da qui a qua, occorre mettere, diciamo qui a metà strada, complessi sistemi chimici fatti di catalizzatori, membrane, assorbitori di luce, eccetera, che ci permettano di ottenere combustibile. Non entro in questi dettagli che fanno parte, diciamo, specifica del mio lavoro di chimico tutti i giorni in laboratorio, ma vi faccio vedere l'idea. Un esempio classico è la scissione dell'acqua. L'idea è quella di prendere l'acqua come materia prima, scindere con la luce solare l'acqua, idrogeno, ossigeno, qui ovviamente, qui in mezzo ci vanno questi complessi sistemi chimici, perché altrimenti non riesco a farlo. Ottengo l'idrogeno, l'ossigeno posso parlare in atmosfera, lì con l'idrogeno posso fare tutto quel che mi serve, calore perché lo posso bruciare, elettricità, uso una cella combustibile e mi permette di produrre elettricità da idrogeno, oppure fare altri combustibili, ad esempio con il monossido di carbonio faccio della benzina sostanzialmente. Cosa buona è che tutte le volte che io utilizzo idrogeno, poi il prodotto di scarto è l'acqua. Quindi qual è il concetto? Il concetto è che il rifiuto è anche una materia prima. E quindi questo è il ciclo perfetto di economia circolare energetica, perché appunto io riuscirei ad avere una sorgente infinita di materia prima che è l'acqua, di energia che è il sole e di diciamo, vettore energetico che è l'idrogeno. Questo è il grande sogno che la scienza sta, diciamo, inseguendo da 10 anni e è auspicabile che entro i prossimi 20 ci arriveranno. Anche qui se volete più dettagli poi vi dico.
Noi stiamo appunto lavorando nell'ambito di questo progetto, stiamo facendo degli altri, il lavoro di questi giorni, quello smart working di questi giorni, fare il proseguimento di questa sessione Sunrise. Noi abbiamo lavorato per più di un anno per cominciare la Commissione europea, vedete qui trovate loghi di aziende, università, centri di ricerca in tutta Europa, per dare molti finanziamenti per spingere la ricerca nella direzione della fotosintesi artificiale. Se voi andate su questo sito trovate qualche dettaglio in più. Siamo riusciti a cominciare la Commissione europea che farà appunto il Green New Deal, almeno avrebbe dovuto farlo, adesso tutto in sospeso perché i soldi forse serviranno anche in parte per qualcos'altro. Quindi. Però noi continuiamo a spingere. Bene, questo è un po' diciamo il quadro. Poi arriva poi anche il momento delle scelte. Allora, per far vedere le scelte, vi faccio un esempio concreto. Torniamo un po' alle automobili, alla macchina di cui prima. Se io voglio andare oltre il petrolio, col trasporto su strada, io ho due opzioni. Da un lato i biocombustibili e dall'altro l'elettrico. Sono quelle le due opzioni se non voglio usare la benzina. Qual è meglio delle due? Andiamo a vedere. Facciamo due conti. Nel nostro giardino. Allora, immaginiamo tutti quanti, anche chi di voi non ce l'ha, immagini di avere un giardino esposto al sole. Immagini di dedicare un metro quadro del giardino a coltivare corsa, che è quel bel fiore giallo che ogni tanto, che verso fine estate, compare nelle nostre campagne. Però, appunto, noi siamo diventati dei bravi giardinieri o contadini, quindi coltiviamo questa corsa, la seminiamo, la annaffiamo, quindi la coltiviamo, la raccogliamo, andiamo a fare il raccolto. Immaginiamo anche di essere diventati dei bravi chimici e di avere in cantina il kit per trasformare la colza in biodiesel e quindi alla fine la andiamo a mettere nel serbatoio della nostra macchina. La domanda è: con un metro quadro di colza nel nostro giardino alle altitudini emiliano-romagnolo, quanti chilometri faccio? Tenete conto che sto parlando della fatica di un anno, contadino, giardiniere, raccoglitore, chimico, eccetera. Secondo voi quanti chilometri faccio? Tanti o pochi? Ci siete ancora? Pochini forti, mi viene da pensare. Pochini forti, andiamo a vedere. Supponiamo di essere a Roma. Ogni posto dove andavo cambiavo città, mi sono scocciato, dico prendo la capitale, non ci penso più. Supponiamo di essere a Roma e di partire dal Colosseo. Io parto dal Colosseo con la mia macchina, una fatica bestia, un anno di lavoro, biodiesel, eccetera. Quanti chilometri faccio? Parto dal Colosseo, passo dal Quirinale, a Villa Borghese e il mio viaggio è finito. 2 chilometri. Un anno di lavoro per 2 chilometri. Allora andiamo a vedere la concorrenza. Di fianco al metro quadrato di colza, io metto un metro quadrato di pannello fotovoltaico al silicio cristallino che produce elettricità per un anno, che metto in batterie e con alle quali attacco un'automobile elettrica. Quindi sono equo, è un metro quadro di colza versus un metro quadro di pannello fotovoltaico. Quindi la luce che arriva è sempre quella. Quanti chilometri faccio? Di più o di meno di prima, secondo voi? Di più. Molti di più o pochi di più? Molti di più? Molti di più. Andiamo molti quanti? Partiamo dal Colosseo, arriviamo a Villa Borghese, accidenti, l'abbiamo superata, andiamo fuori Roma, grande raccordo anulare, 7 bagni, passiamo per l'Umbria, arriviamo a Firenze, passiamo da Bologna, a Verona, Brennero, Austria e Monaco. Facciamo 900 chilometri. Un metro quadro di fotovoltaico. Quindi è inutile stare a discutere qual è il modo migliore per utilizzare un metro quadro di terreno, no? Se farlo con biocombustibile o mettere dei gran fotovoltaico sui tetti, che tra l'altro non implicano neanche consumo di terreno. È chiaro che non c'è gara da nessun punto di vista. Non sarà una passeggiata la transizione energetica. La transizione energetica avrà dei colli di bottiglia e volevo dedicarmi un po' anche a questa discussione perché non vorrei che passasse un messaggio troppo semplicistico che è tutto facile, basta convertire tutto, fare auto elettriche e rinnovabili, abbiamo risolto tutto.
Il primo collo di bottiglia è un collo di bottiglia materiale. Avete mai visto una tavola periodica degli elementi fatta così? Decisamente no. Bene, mi fa piacere. Questa è una tavola periodica dell'abbondanza relativa degli elementi. Cioè qui è una tavola non democratica come l'altra, dove ogni elemento ha la sua, un suo quadrettino, un grande uguale per tutti. Qui ogni elemento è tanto grande quanto maggiore è l'abbondanza relativa nella crosta terrestre o comunque nella litosfera o nell'atmosfera, nel caso dei gas. Il colore, quindi abbiamo degli elementi molto presenti, abbondantissimo, come silicio, alluminio e magnesio, okay, e altri molto meno, come quelli che stanno qui giù, per esempio. Tenete conto, tra l'altro, che queste aree sono in scala logaritmica, ma non solo, alcune sono state ingrandite in maniera artificiosa, altrimenti non si sarebbero viste neanche al microscopio, quindi è indicativa la tavola, ma comunque rende molto. Poi ci sono dei colori. I colori stanno ad indicare quella che è il nostro rapporto con questi elementi. Quelli verdi sono quelli per i quali, agli utilizzi attuali e anche previsti futuri, non ci sono grandi problemi di disponibilità. Quelli gialli sono un po' più a rischio, quelli arancioni molto di più, e quelli rossi sono estremamente a rischio. Sono un po' i panda della tavola periodica. L'uso intensivo che ne facciamo è così grande che rischiamo veramente di perderli entro i prossimi 100 anni o anche meno. Questa tavola l'abbiamo, è stata la mia, lo dico perché insomma sono contento che ha avuto buon successo, è stata una proposta che ho fatto al board della Società Chimica Europea, dove i colleghi, questo 2 anni fa, perché l'anno scorso è stato l'anno internazionale della tavola periodica degli elementi, forse qualcuno di voi l'ha sentito dire. E quindi 2 anni fa pensavamo di fare un'iniziativa. Allora proposi di fare questa tavola, e adesso questa tavola è diventata molto popolare in effetti in Europa, è stata distribuita ad esempio a tutte le scuole italiane da Zanichelli. Ho fatto un tour l'anno scorso presso in tutta Italia per presentare questa tavola agli insegnanti, e se tra di voi ci sono insegnanti, chiedete a Zanichelli che vi dia questa tavola e mettetela sicuramente nelle vostre aule, nelle vostre aule di scienza o anche aule normali, perché i ragazzi giusto che imparino che non abbiamo quantità infinite di tutto su questo piano. Quindi, tornando al punto, il primo collo di bottiglia materiale. Perché? Perché se da un lato, come dicevo prima, l'energia solare è un input extraterrestre che è largamente superiore al nostro fabbisogno, non è che questo si deve far stare tranquilli. Non è che siccome arriva tanta luce del sole, allora il problema energetico è risolto. Magari. Perché? Perché in realtà, come dicevo prima, la luce solare in quanto tale non serve a niente. A noi servono convertitori e accumulatori di energia solare, che sono fatti di materiali terrestri. I materiali terrestri non piovono dal cielo come la luce del sole. Bisogna andarli a grattare nella crosta terrestre e quindi sono disponibili in modo limitato. E quindi la transizione energetica, guardate bene, questo è forse il concetto più importante che vi dico stasera, o comunque uno dei più importanti, secondo il mio parere, è che non cambia una cosa, cambia tutto, ma non cambia una cosa importante. Se con i combustibili fossili dovevamo andare a grattare la crosta terrestre alla ricerca della fonte energetica in sé, con la transizione andiamo a grattare la crosta terrestre alla ricerca degli elementi che ci permettono di fare accumulatori, trasformatori, quindi non cambia niente. Noi, qualsiasi tecnologia energetica che utilizziamo, dobbiamo fare riferimento alle risorse limitate, limitate del pianeta Terra. Perché andare a fare shopping di elementi rari su un asteroide o da un'altra parte, voi sapete meglio di me che da qui ai prossimi, sicuramente anche nel lungo termine, pura fantascienza, per tutta una serie di ragioni molto evidenti. E sembra che la natura si diverta un po' per le cipari fondelli, perché gli elementi chimici strani si trovano in tutte le tecnologie energetiche. Troviamo terre rare, iodio, praseodimio e disprosio nelle paleoliche, nei magneti permanenti delle paleoliche, troviamo nelle batterie delle auto elettriche. E pensate, questo vale per tutti, non tutti hanno una paleolica o una macchina elettrica, ma tutti hanno uno smartphone. Uno smartphone è una collezione ambulante della tavola periodica. Ci sono quasi oltre 40 elementi in una tavola, in uno smartphone. Per dirvi quanto vuol dire 40, pensate che si stima che nel 1990, non tantissimo tempo fa, in una casa normalmente europea ci fossero meno di 20 elementi, in tutta la casa.
Adesso abbiamo più di 40 solo dentro al telefono. E tornando alla nostra auto elettrica, appunto, uno dei problemi di fondo è proprio il fatto che occorrono degli elementi per fare, ad esempio, la batteria. La batteria è una batteria a litio, il litio è presente nel catodo della batteria, nonché anche nell'elettrolita. E allora, per capire se con il litio ce la possiamo fare le auto elettriche, ho fatto un conto già anni fa molto semplice, si può fare dietro il tovagliolo, ogni anno vengono vendute circa 80 milioni di automobili. Se fossero elettriche, le automobili richiederebbero, se tutte quelle 80 milioni fossero elettriche, 800.000 tonnellate di litio all'anno, perché mediamente ci vanno 10 kg di litio per ogni batteria di auto. Allora la domanda è, 800.000 è tanto o è poco? Insomma, è tantino, perché attualmente la produzione mondiale di litio è 20 volte più bassa. Poi il litio non serve solo per le batterie delle auto, serve anche per le batterie dei computer, dei telefoni e tutta una serie di altre applicazioni. Quindi il punto è quello, è sicuramente possibile estrarre 800.000 tonnellate di litio all'anno incrementando di 20 volte la produzione. Abbiamo fatto tante volte di incrementare decine di volte la produzione di qualcosa dalla crosta terrestre, a cominciare dal petrolio o dal gas. Ma è evidente, tutto evidente, che non potremmo continuare a estrarre 800.000 tonnellate di litio da qui all'eternità, perché poi prima o poi litio evidentemente finisce. Se volete qualche informazione in più sul litio, poi ve la posso dare. Poi il problema vero delle batterie è un altro ancora, che è il cobalto, che è essenziale per il catodo, che è ancora più critico del litio. Quindi la strada obbligata che abbiamo è quella di riciclare. E non è che siamo molto, messi molto bene a riciclare. Il tasso di riciclo degli elementi chimici in Europa è questo, questi sono dati della Commissione Europea. Tutti gli elementi rossi, e sono tantini, sostanzialmente non sono riciclati, tra questi proprio anche il litio. Gli elementi più riciclati, oltre il 50%, sono l'argento e il piombo, soprattutto il piombo nelle batterie tradizionali delle automobili. Però per il resto, vedete, insomma, non siamo proprio a dei livelli altissimi. Quindi, tenuto conto che queste sono risorse finite, noi dobbiamo imparare a riciclare tutto. E dico sempre quando vanno alle scuole, ragazzi, voi passerete, alcuni di voi passeranno la vita in mezzo ai rifiuti, ma non perché farete i netturbini, perché sarete chimici, fisici, ingegneri, biologi, persone che cercano di estrarre gli elementi chimici da ad esempio dai dispositivi tecnologici, dalle batterie e da qualsiasi dispositivo che noi utilizziamo prima che vada a disperdersi nell'ambiente vivente. Ma riciclare, e questo lo sappiamo tutti, costa molta energia, quindi ritorniamo al punto di partenza. L'energia è il problema dei problemi. Cioè, se noi risolviamo il problema energetico, sicuramente sarà molto più facile risolvere anche il problema del riciclo e dell'economia circolare. Alcune considerazioni finali. Per tornare alla realtà di questi giorni. Questo è l'andamento del prezzo del petrolio dal 2008 al 2020, a stamattina. Questi sono dati del 31 marzo del CNN. Questo è il prezzo del petrolio negli ultimi 75 anni, che è stato aggiustato anche per il valore dell'inflazione. L'11 luglio del 2008 il petrolio raggiunse il prezzo più alto della sua storia, a $147 il barile. E aggiustati per l'inflazione oggi sono 164. Oggi il barile valeva $27, ieri l'altro ne valeva 21. Scusate, un attimo. Ora, noi non siamo andati da 147 a 21 in modo lineare, è stato una specie di montagna russa, vedete? Queste montagne russe sono state indotte da una serie di eventi completamente scollegati tra di loro. Ne ho elencati qui qualcuno. Timori sul picco, crisi finanziaria del 2008, aumento della domanda cinese e indiana, primavere arabe, speculazioni finanziarie, decisioni dell'OPEC, boom del petrolio da fracking negli Stati Uniti, calo della domanda in Europa e USA, guerre e tensioni che sono state in questi anni in Libia, Iran, Russia, eccetera, e infine, tanto per non farci mancare niente, Covid-19. Ora, noi viviamo in un sistema energetico la cui principale fonte è il petrolio, e noi siamo esattamente nelle condizioni di 47 anni fa.
Io mi ricordo, ero un bambino, all'epoca avevo 5-6 anni, della crisi petrolifera degli anni 70. Mi ricordo, ho impresso nella mente queste domeniche in cui mi affacciavo, come adesso sono tornato bambino in questi giorni, mi affacciavo per strada e non passava nessuno. Passavano gente in bicicletta, allora si poteva uscire, almeno, o coi pattini, ma le macchine non potevano girare, perché ci fu il primo shock petrolifero. Io mi ricordo l'angoscia che si respirava in casa di fronte a questa cosa, e si respirava anche sui media, sui telegiornali, queste cose qua. E io lo vivo ancora, se penso quei giorni, con una certa angoscia. E dopo 47 anni io mi sarei anche rotto le scatole di dover dipendere da questo prezioso liquido verde e dai loro detentori, che sono oggi gli sceicchi, domani i russi, dopodomani chissà chi. Okay? Questa è una situazione intollerabile. Cioè, questa nostra civiltà, che fino a 20 giorni fa si credeva imbattibile e invincibile, e non lo era già 20 giorni fa, non lo è tanto più oggi, tanto più se si ostina a decidere di rimanere sotto il giogo della principale fonte energetica, perché l'energia è tutto, come ho fatto vedere nella prima diapositiva. Senza energia noi non possiamo fare niente. Bene, noi non possiamo fare niente, ma ancora ci mettiamo nelle mani di questo liquido, il cui controllo del mercato è nelle mani di nessuno. Questa è una follia che continuiamo a perpetrare e non ne vogliamo uscire. E io appunto mi sarei anche rotto le scatole, perché oggi le alternative ci sono. L'alternativa, per esempio, oggi è l'auto elettrica. Questa è la mia auto elettrica. Vedete, questa foto l'ho fatta al lago di Misurina, quindi da Bologna puoi andare tranquillamente sulle Dolomiti con un'auto elettrica. Non è come quando uno pensa che si va solamente a fare la spesa con l'auto elettrica, oggi si va sulle Dolomiti. Quando questa macchina è carica al 100%, ha 40 kWh di elettricità. Allora, prima faccio notare una cosa, che è un concetto importantissimo rispetto anche a quello che dicevo prima sul litio. È vero che quella macchina lì ha 10 kg di litio, 5 kg di cobalto, 48 kg di grafite nella batteria, ok? Verissimo. Ma quella macchina lì è un sistema chiuso, guardatela bene. Io dentro quella macchina lì non ci metto mai niente dentro. Quella batteria che io ho preso fuori dal concessionario è la stessa che io, come dire, darò indietro se decido di cambiare nel frattempo, o che porterò a rottamare quando la macchina sarà esaurita, perché questa batteria funzionerà per 200.000 km, quindi come quell'altra, perché questa è la qualità tecnologica che abbiamo. Ma soprattutto, questo è il concetto che voglio passare, questo è un sistema chiuso. Io devo solo far passare lì dentro l'elettricità. Okay? La macchina invece a combustibili fossili, come vi ho fatto vedere il caso della mia macchina vecchia, è un sistema aperto, dove io butto dentro una quantità esagerata, tonnellate e tonnellate di combustibile, che vengono bruciate, e da quel benedetto tubo di scarico esce qualsiasi schifezza che, oltre ad avvelenare il clima, avvelena anche i nostri polmoni. E adesso l'abbiamo capito tutti, perché senza automobili fuori c'è un'aria fantastica. Avevamo smarrito il ricordo dell'odore dell'aria e l'abbiamo recuperato. Almeno un risultato positivo da sta catastrofe, almeno ce l'abbiamo sicuramente. Comunque, dicevo, questa macchina è un sistema chiuso. Quando sarà divenuta la sua fine, questa macchina, la batteria di questa macchina avrà una sua seconda vita. Dopo magari ve lo racconto più in dettaglio. Quindi non andrà direttamente a rottamare, avrà una sua seconda vita, poi finalmente andrà in rottamazione. Quando sarà giunto il momento di rottamarla, non verrà portata nella terra dei fuochi, come qualcuno pensa, ma se la dovrà prendere in carico la Nissan, perché esiste in tutto il mondo civile la responsabilità estesa del produttore, per cui il produttore di auto elettriche deve far carico della batteria alla fine del ciclo di vita della mia macchina. Okay? E io ovviamente la pago la Nissan per questo servizio. Detto questo, quando io ho una macchina carica di 40 kWh, 40 kWh sono l'equivalente energetico di 4 litri di benzina. Okay? Cioè, quando io faccio il pieno di elettricità, ho l'equivalente energetico di 4 litri di benzina. Quando voi avete 4 litri di benzina o gasolio nella vostra macchina, la luce della spia è accesa da un pezzo. Invece la mia macchina è carica al 100%. Quanti chilometri faccio con questi equivalenti 4 litri? Faccio 280 chilometri. Questa macchina qui ha un'efficienza dell'80%, anche 85%, soprattutto in queste mezze stagioni, a differenza della macchina termica, che ha un'efficienza del 20-25%. E la differenza fondamentale tra i due motori sta lì. E per quello che ne bastano 4 litri di benzina equivalente. Quindi l'auto da 70 km con un litro esiste già. E si chiama auto elettrica.
e prima passiamo alle auto elettriche, meglio è per tutti. Due parole infine per quanto riguarda l'Europa, che è un argomento scottante ancora anche in questi giorni. La transizione energetica è cruciale per il futuro dell'Europa. Perché? Perché in Europa noi possediamo quasi niente di petrolio e gas rispetto alle riserve mondiali e un po' di carbone. Questo po' di carbone abbiamo promesso di smettere di usarlo entro il 2030, quindi è come se non l'avessimo di fatto. Poi noi non abbiamo significative risorse di minerali critici, non abbiamo di litio, cobalto e niente. E quando noi adesso parliamo dell'Europa, ricordiamoci sempre che parliamo del continente in assoluto più povero di risorse naturali. L'Europa è un continente di manifatturiero ed è questo il nostro orgoglio, il nostro grande motivo di forza economica. Noi elaboriamo e trattiamo materie prime, non le abbiamo. Il grande paradosso europeo è questo: noi godiamo della migliore qualità della vita al mondo, e chi ha viaggiato il mondo lo sa che questo è vero, ma la nostra invidiabile prosperità è basata su energia e risorse minerali che provengono da altri continenti. Questo non dobbiamo mai dimenticare. Soprattutto quando parliamo ad esempio di immigrazione. Noi siamo molto bravi a dire no, questo lo voglio, questo non voglio, come si tratta di persone, ma però cerchiamo sempre di dimenticare, o non ce lo dicono, non lo sappiamo, facciamo finta di non saperlo, che da quei paesi da cui vengono quelle persone vengono anche le risorse che permettono il nostro benessere. E quindi quando parliamo di importazioni di esseri umani, in maniera anche disumana a volte, ricordiamoci di parlare anche di importazioni di materie prime, forse avremo un quadro più completo che parla più ai numeri e alla ragione piuttosto che alla pancia. Noi poi dobbiamo assumere un senso del limite, questo è l'altro messaggio forse ancora più importante di quello di prima, cioè noi abbiamo e questo non l'ho inventato stasera, io sono 10 anni che faccio questa diapositiva, noi abbiamo smarrito in questo pianeta il senso del limite, che secondo me è ben descritto da questa foto. Questa foto fa vedere le operazioni di bonifica sulle coste della Louisiana dopo la catastrofe della Deepwater Horizon del 2010, sono passati 10 anni proprio quest'anno, il decennale. Guardatele bene quelle persone lì si trovano nel paese più ricco e tecnologicamente avanzato del mondo e puliscono le coste della Louisiana a mano. Cioè questo vuol dire che è una cosa importante, cioè non esistono robot, aspirapolveri o non so che cosa per andare a pulire le cose dell'Louisiana. L'unica tecnologia che esiste è prendere le braccia, le mani, infilare 2 guanti e andare a pulire a mano, ok? Quindi attenzione che la scienza e la tecnologia non sono la soluzione a tutti i nostri problemi, come l'abbiamo visto allora e lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Non lo sono quando la stupidità umana supera qualsiasi ragionevole possibilità, perché i piani pandemici c'erano tutti, non solo in Italia, c'erano in tutto il mondo, ma nessuno li ha presi in considerazione. Quindi a un certo punto poi la natura presenta inevitabilmente il conto. Noi non siamo, questa invece l'ho fatta oggi, questa è nuova, per concludere, noi non siamo padroni del nostro destino, adesso l'abbiamo proprio capito finalmente tutti quanti, e questo almeno questo ci farà un gran bene. Ci sono almeno 5 possibili catastrofi esistenziali per la civiltà umana e voglio dedicare quest'anno il numero speciale di sapere alle 5 possibili catastrofi che sono note da tempo, ma abbiamo sempre fatto finta di non saperle. Esistono di 2 tipi, abbiamo quelle naturali su cui sostanzialmente non abbiamo controllo, possiamo mitigare, ma se arrivano, arrivano, che sono l'impatto con un asteroide, la pandemia, e ricordiamoci che purtroppo bisogna essere molto crudi, ci sono virus peggiori di Covid-19, molto peggiori. In qualche modo, può essere triste e cinico dirlo, ma ci è andata anche bene. Un altro rischio esistenziale è una mega eruzione vulcanica. Una mega eruzione vulcanica in epoche remote ha già distrutto la biosfera, comunque ha sconquassato la biosfera già più di una volta. Ad esempio, non dobbiamo dimenticare che in Italia esiste un piccolo problema che si chiama Vesuvio. Vesuvio è una bomba a orologeria piazzata nel mezzo della zona più densamente popolata d'Europa. Se dovesse accadere una eruzione del Vesuvio tipo 79 d.C., sarebbe una carneficina da cui l'Italia non si risolleva più. E questo è un problema sempre che mettiamo sotto il tappeto. Quindi noi abbiamo delle catastrofi naturali che sono presenti, ma
Abbiamo anche delle catastrofi che noi ce le siamo create con le nostre mani, potenziali. La prima è quella di una guerra nucleare, perché anche qui facciamo finta di niente, ma dentro agli arsenali nucleari ci sono ancora 7.000 testate nucleari capaci di incenerire la Terra centinaia di volte. E qualcuno potrebbe anche usarle. Eh? Adesso non siamo più in epoca di guerra fredda, ma sono lì. Quindi anche questo è un rischio che ogni tanto qualcuno si deve far venire in mente. E poi, per tornare all'argomento della serata, il cambiamento climatico. Tra questi rischi, quello più in fila di tutti è proprio il cambiamento climatico. Perché? Perché noi abbiamo visto che di fronte a un rischio che si manifesta e si materializza nel giro di pochi giorni, poche settimane, l'umanità è pronta a fare delle cose che, presentato un mese prima, tutti avrebbero detto, ma te sei matto che chiudiamo l'economia mondiale, te sei matto che ci diamo tutti in casa. Bene, l'abbiamo fatto di fronte a un rischio micidiale. Ora, il cambiamento climatico è un rischio ancora più grave che l'umanità si trova ad affrontare. Però c'è questo difetto che viene, diciamo, erogato l'umanità in dosi lente, omeopatiche, che in alcuni casi si stanno già manifestando però degli effetti molto gravi. E quindi appunto questa è la più insidiosa di tutte. E noi alla fine di questa emergenza dobbiamo metterci in testa di combattere questo nemico micidiale che sta letteralmente mettendo a rischio molto di più la vita del pianeta rispetto alla pandemia di Covid-19. E infine con questo appello a evitare di prevedere il futuro, ma di renderlo possibile, che non è certamente il mio, io mi fermo e se avete delle osservazioni, domande, per discutere un attimo di queste cose, sarò ben lieto di farlo. Io mi fermerei qua. Grazie mille Nicola, grazie davvero. Diamo spazio alle domande. Io mi permetto di dire che intanto hai detto delle cose interessantissime, come quando raccontavi del fatto che infatti oggi messi davanti a questa situazione drammatica, forse qualche coscienza si sta smuovendo, perché da 40 anni a questa parte i più grandi potenti del mondo si riuniscono per parlare di clima e ambiente e, come dire, e quasi nulla è stato fatto, no? Sì. Anzi, noi proprio in questi anni abbiamo avanzato un po' di serate dedicate a tema, nonostante la nostra sia un'associazione astronomica, magari ci occupiamo più specificamente di altre cose, però il contesto attuale ci obbliga, come dire, a ragionare anche su queste tematiche che sono assolutamente all'ordine del giorno e sulle quali appunto avevamo intenzione di fare anche un percorso un pochino più ampio e specifico. Quindi sicuramente penso e spero che ci sia occasione sicuramente di ospitarti anche in futuro, anche perché noi siamo soliti con i nostri ospiti anche, che ne so, cenare un attimo assieme, fare due chiacchiere, scambiare due chiacchiere di persona. Che non fa mai male in Romagna, insomma. Esatto. E quindi sicuramente rinnovo anche l'invito a un'altra occasione. E ti ringrazio tantissimo. Adesso lascerei spazio alle domande. Sentitevi liberi di fare qualsiasi domanda, eh? E anzi, avete il fatto che potete farla nell'anonimato, quindi non c'è. Ciao, sono Maurizio. Volevo farti. Posso dare del tu? Sì, ci mancherebbe. Okay. Certo. Volevo fare un paio di domande. Prima di tutto, mi veniva in mente il discorso del. Parto dal fondo. Alternativa alle batterie al litio. C'è la possibilità c'è qualche cosa che stia valutando delle batterie che non siano a litio e quindi così magari difficoltoso, comunque che impattino così tanto nell'estrazione. Poi sì. Un'altra domanda che volevo chiederti era il discorso, mi ha molto impressionato quel metro quadrato di pannello che ci ha permesso di andare su fino a Monaco di Baviera, se non sbaglio, se non sì. ricordo male. Sì. E tuttavia una cosa che mi ha abbastanza impressionato, vedendo, girando un po' per le campagne nostre così, è vedere delle volte dei pezzi di terra che sono stati così in maniera un pochettino a tappeto, riempiti di pannelli fotovoltaici. Da un certo punto di vista il pannello fotovoltaico comunque diventare poi spesso un problema, per esempio per gli smaltimenti, per l'occupazione di suolo dedicato per esempio all'agricoltura, comunque in qualche maniera essere il pannello fotovoltaico stesso un problema? Sì, allora,
La prima, alternativa al litio. Allora, il litio è un elemento fantastico perché se prendete la tavola periodica, il litio è numero atomico 3, è il metallo più leggero in assoluto. Quindi è piccolo di volume, leggero e ha un potenziale elettrochimico molto elevato. Quindi è l'elemento perfetto per fare quel che deve fare, cioè continuamente danzare calcato dell'acqua. Quindi il litio in sé sarà difficilissimo da sostituire, a meno che, anzi, diciamo, nel campo metallico è insostituibile, cioè proprio il litio è un limite fisico, perché è l'elemento più piccolo, il metallo più piccolo dell'universo, della tavola periodica. Però si può sostituire il cobalto, ed è quello che le case automobilistiche stanno facendo, perché il cobalto è molto più, è parecchio più raro del litio. Quindi la quantità di litio non è un grossissimo problema, in realtà ci sono enormi risorse di litio nel mondo. E spesso sono in luoghi stupendi come il famoso lago in Bolivia, non so se l'avete mai visto, quello è un lago ricchissimo di litio, anche se non di buona qualità, e quindi possa andare ad alterare ecosistemi particolari. Quindi, per rispondere alla domanda, l'alternativa alle batterie al litio c'è per quanto riguarda il cobalto e lo stanno sempre più sostituendo. La Tesla adesso ritiene, dice che è la quasi, non dico il tutto, ma quasi eliminata. Questo è già un gran passo avanti. Per il litio le risorse di per sé non sono un problema, soprattutto se si fa il riciclo. Però chiaramente io ritengo che il futuro dei trasporti, anche lì dobbiamo cambiare. Certo che noi non cambiamo mai, siamo sempre uguali. Cioè, non dobbiamo farci l'idea che domani i nostri figli, i nostri nipoti avranno tutti una macchina come noi. Non è possibile. Non è possibile. Quindi quando si parla di car sharing, di guida autonoma, vuol dire avere delle macchine che vengono veramente utilizzate. Le nostre automobili per il 97% del tempo, pensate anche alla vostra, non vengono utilizzate. Cioè noi investiamo una quantità di risorse materiali dentro queste scatole ambulanti con le ruote, che sono tonnellate di ferro, alluminio, plastica, gomma, vetro e che più ne ha più ne metta, per farle andare il 3% della loro vita. Ditemi voi, se noi tornassimo indietro, se mai ci mettessimo a pensare a un sistema del genere. Quindi, sia le macchine elettriche, sia ad avere una tecnologia a litio più avanzata senza il cobalto, difficilmente il litio sarà sostituibile, dovremo andare verso materie non metalliche, ma siamo lontani, ma soprattutto non pensiamo di replicare questo sistema dei trasporti che non sta più in piedi da nessuna parte. A mio parere, in un futuro sostenibile, l'automobile la gente ce l'avrà per andare essenzialmente in vacanza, ma per fare, diciamo, gli spostamenti quotidiani bisognerà trovare il modo di fare veramente un trasporto pubblico che funzioni. Poi capisco che rispetto alle campagne, io abito in campagna, è una cosa più difficile, ma ormai qua, ci avviamo ad essere il 60% della popolazione urbana, quindi in realtà insomma questo è un problema che si può affrontare bene almeno in parte. Per quanto riguarda la seconda domanda, sì, assolutamente, mai e poi mai, soprattutto in Italia, il fotovoltaico sul terreno, perché noi non lo dimentichiamo troppo spesso, cioè l'Italia, e forse dovremmo rifletterne anche in questi momenti di autarchia per certi versi, cioè l'Italia non è un paese che ha l'autonomia alimentare, ricordiamocelo sempre, questo da sempre, perché noi siamo troppi e abbiamo troppi pochi terreni agricoli coltivabili, cioè la pianura padana è bella grande, ma gli italiani sono 61 milioni e comunque la buona parte del territorio nazionale va bene per farci la vita, facciamo dei vini fantastici, ma c'è de bonne manière, come dicono a Bologna, che vuol dire più o meno uguale. Ci vuole dei cereali, del riso e ci vogliono delle pianure e noi non le abbiamo. Quindi l'Italia non è un paese che ha l'autonomia alimentare, quindi per l'amor di Dio non mettere il fotovoltaico sul terreno, anche perché non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno, perché noi abbiamo già le piattaforme pronte che sono migliaia di chilometri quadrati di capannoni industriali, capannoni commerciali e abitazioni. Cioè l'elettricità c'è questo vantaggio, non è necessario che me la produca sul tetto di casa. Esistono già le cooperative per cui una cooperativa di consumatori energetica che diciamo, fa un accordo con, che so io, butto lì, l'IKEA o il Mercatone non so quale, eccetera, e quello è il suo tetto produttivo perché stai nei condomini del centro e la quantità di tetti non è sufficiente per la densità di energia che serve lì. Quindi
Assolutamente no, mai pensare di utilizzare i terreni. E per quanto riguarda lo smaltimento, i pannelli fotovoltaici, e questo è importante saperlo, ma ti ringrazio per la domanda perché è una domanda importante, perché su questo c'è molta confusione, sono integralmente riciclabili già oggi. Ora, pensate all'industria nucleare. L'industria nucleare, che è stata fondata quasi 70 anni fa, non sa ancora oggi, dopo 70 anni, dove mettere i suoi rifiuti. L'industria fotovoltaica, che i suoi rifiuti comincerà a doverli smaltire fra 20 o 30 anni, perché il grosso arriverà fra 20 o 30 anni, perché l'abbiamo messo su negli ultimi 5, 6, 10, 2 anni, ok? Sa già oggi come smaltire. Quindi il problema dello smaltimento non c'è, anche perché lo smaltimento di pannello fotovoltaico è piuttosto banale, perché diciamo la parte delicata, che è il film sottile che fa il lavoro di silicio drogato, sono poche decine di milionesimi di micro, insomma. Poche decine di micro. Quindi in gran parte la plastica esterna, il case di alluminio, il cablaggio, eccetera. Quindi tutte cose che sappiamo già fare. Esiste un consorzio europeo del riciclo del PV che si chiama pvcycle.org e lì trovate tutto. Quindi anche su questo vige la responsabilità, diciamo, del produttore, del consumatore a smaltire, come si deve, non è che non lo porti nella terra dei fuochi. Quindi non è un problema lo smaltimento, si può assolutamente fare. Altre domande? Abbiamo altre domande? Posso fare una domanda? Come no? Buonasera, sono Chiara. È una precisazione, non so se forse non ho capito bene io. Quando ho parlato della tavola periodica e stava parlando di quali elementi possono essere riciclati oppure no, io non ho capito se quelli in rosso non si possono riciclare perché non si può o perché ad oggi non si sa come fare. Bella domanda, non so se voi continuate a vedere il mio video, forse no, o sì, lo vedete? No, aspetta che ti ritrovo. Sì. Ecco qua. Allora, ti riferivi a questa o a quell'altra? Non vedo niente adesso. Aspetta che non la vediamo ancora. Ti riferivi a questa? Ti ho ridato adesso. Sì, in effetti, aspetta, forse sono anch'io che non ho. Sì, devi ricondividere. Sì, scusate, sì, condividi il contenuto. Questo. Ti riferivi a questa? Quella successiva. Ok, non quella questa. Successiva, perfetto. Sì. Questa qui. Sì, esatto, questa. Sì, sì. Allora, questa la trovi in questo documento che trovi qui dalla Commissione Europea, quindi lo trovi gratuitamente in rete. E quindi vi spiega tutto. Un po' tutto. Cioè, per esempio, parliamo del litio, visto che mi sono soffermato molto sul litio. Perché non si ricicla il litio? Perché non si può fare? No, in realtà si può fare. Il problema è che costa meno andare a estrarre litio in Australia o in Bolivia piuttosto che riciclarlo. E allora lì qual è il problema? Il problema è il legislatore. È lì che abbiamo riscoperto in questi giorni che lo Stato è importante, no? Che la sanità pubblica è importante. Bene, è importante anche il legislatore. Cioè il mercato non può risolvere tutto. In un caso del genere, quando la materia viene è pronta per essere riciclata, quello su cui corrono la Nissan o la Tesla, chi per loro, è il cobalto, è il manganese, perché quello è veramente conveniente estrarlo da lì piuttosto che andare in lì. Invece il litio non è conveniente, allora lì deve intervenire il legislatore che deve obbligare il costruttore a iniziare anche quella filiera lì. Su questo non c'è pezzo. Quindi il più delle volte, quindi per rispondere alla tua domanda, la barriera non è tecnica, ma è puramente economica e di mercato. Ed è lì che lo Stato è lì apposta per, diciamo, correggere le storture del mercato e guidare il mercato in maniera, diciamo, virtuosa. Per dire, dicevo prima che il carico fiscale è il 65% in Europa. Allora, se tu lo dici alle persone, così vai al bar e dici, tutti si incavano, ah, ecco lo Stato che... Ma c'è una ragione per cui il carico fiscale è più alto, così alto in tutta Europa, non solo in Italia. La ragione è quello 0, che vi facevo vedere prima. Cioè l'Europa deve far di tutto anche per cercare di ridurre, di non incentivare troppo l'utilizzo dei combustibili. Cioè in alcune nazioni che producono petrolio, l'Indonesia, il Venezuela, quando poveretto era ancora
uno Stato che stava in piedi, cioè la benzina, lì costava pochi centesimi perché lo Stato metteva dei sussidi pazzeschi e praticamente la regalava. E quindi sprechi assurdi in certi paesi. Ecco, in Europa, partendo dal fatto che siamo fatti così, è stata fatta con la legislazione fiscale. Possiamo di poi siamo tanto, ma allora il legislatore deve intervenire anche sulla nuova filiera, diciamo, energetica che comporta lo smaltimento delle batterie al litio con tutto quello che. Spero che la risposta. Grazie. Prego. Scusa Antonio, sono Marino. Sì? A conferma, diciamo così, di quanto hai detto adesso, la risposta chiara, vabbè, insomma, i miei consoci di associazione sanno che io opero, avendo molto tempo a disposizione, vado a fare il volontario in una cooperativa sociale che si occupa di smaltimento. E ti confermo che il problema più grave da un anno e mezzo a questa parte, io non sto parlando del litio, io non è che faccio, noi non facciamo smaltimenti, tanto perché bisogna essere autorizzati, Ah, certo. noi possiamo solo fare la raccolta e poi indirizzarla attraverso i consorzi negli smaltimenti. Per fare un solo esempio, per rendere chiaro quanto sia giusto il discorso che tu hai fatto sulla questione legislativa, noi ci troviamo nelle condizioni assurde che oggi non riusciamo a smaltire il legno, la carta, il metallo, cioè il ferro. Perché? Perché veramente ci siamo resi conto che operano. Su queste cose qui, quando tu parlavi, no, degli incendi, per esempio, no, ci sono questi incendi ricorrenti nelle centrali, diciamo, di accumulo, Sì, che sono dovute, vabbè, lì c'è anche la mafia dentro, ma perché i nostri imprenditori sono talmente intelligenti che per pur di risparmiare si affidano anche ai delinquenti. Poi succedono queste cose, no? Poi succedono. E a pagare, guarda caso, è proprio quel territorio che con Covid-19 adesso è disastrato. Non è un caso questo, perché io ho anche la fortuna di avere la moglie che viene da quelle parti, quindi conosco abbastanza bene l'ambiente lombardo. Insomma, come diceva oggi un nostro amico qui per strada, che ci siamo incontrati, abbiamo fatto quattro chiacchiere, non per strada, io ero dentro il mio cancello, ci tengo a precisarlo. Va bene, e questo qua diceva, io quando andavo su a Milano, per lui era uno che di quelli che andava a fare le fiere, no? Per quelle fiere della moda, per noi siamo una zona calzaturiera, e dice, quando andavamo su facevamo fatica quasi a respirare, noi abituati all'aria romagnola, andare su Milano, andare su in Lombardia il sole non si vede quasi mai, è talmente raro che si mettono gli annunci sui giornali quando c'è una giornata di sole, perché per il resto, quando è bel tempo, il cielo è bianco, lattiginoso, ma questo cosa indica? È una grande sospensione di polveri di inquinamento, insomma, su questo non c'è alcun dubbio. Del resto è venuto fuori anche, no, che il disastro lì che è successo, che è la vera purtroppo catastrofe, è stata lì in questo pronto soccorso di Alzano Lombardo, lì per la zona rossa, la Confindustria locale aveva detto per l'amor di Dio, perché è una delle zone più industrialistiche d'Europa probabilmente, no? Qui non possiamo fare la zona rossa perché altrimenti crolla tutto ed è andato poi come è andato. Sì, infatti è stato anche intervistato il presidente proprio della Confindustria locale di Bergamo, perché lì è la Bassa Valseriana, no? Quella che è Esatto, proprio esattamente, esattamente. disastrata, e il quale ha detto no, no, ma forse non ci siamo ben capiti, noi ci siamo solo limitati a dare dei nostri pareri, la colpa è del governo che non ha deciso, della regione che non ha, no, e poi c'è. E già adesso stanno cominciando, io comincio già ad annusare puzza di bruciato, perché già sui giornali a grande tiratura, parlo dei giornali quelli, no? La Repubblica, la Stampa, no? Corriere della Sera, cioè non sto parlando del resto del Carlino, che pure se è un giornale nazionale, ma è a più basso livello, diciamo. E stanno già avviandosi dei ragionamenti, dei discorsi, che hanno tutto il compito di fare che cosa? Di nascondere quella che è la realtà.
la realtà di questa emergenza in cui noi oggi ci troviamo ci dice che noi torneremo, per carità, ce la faremo, no? Come c'è scritto sui balconi, però non possiamo continuare a farcela in questo modo. Cioè, non possiamo noi continuare a sbattere via migliaia di tonnellate di rifiuti solo perché uno si sveglia la mattina e decide che la sua libreria non gli piace più, ne compra una nuova, dopodiché sbatte in strada la vecchia, poi chiama ERA che viene a fare il ritiro con camion che si muovono, gente che si muove, no? Smaltimenti difficili da fare. Cioè, noi dobbiamo veramente abituarci, anche questi giovani che per carità, che io apprezzo tantissimo, giovani contro il cambiamento climatico, il Green Day, eccetera, eccetera, cavolo però, ma quanti cavoli di cellulari avete addosso? Sì, infatti quando vado a parlare nelle scuole di questo argomento, dove approfondisco la questione della tavola periodica, faccio presente ai ragazzi, ragazzi, cioè, non è poi che dobbiamo sempre pensare in faccia agli altri, cioè, bisogna cominciare a guardare in faccia anche la nostra vita. E comunque a proposito del legislatore, vi dico questo aneddoto che è interessante. Mi capita di andare a Bruxelles per lavoro varie volte, una volta parlavo con un commissario, tra l'altro un funzionario italiano della Commissione Europea, che si occupa di rifiuti. Lui ha detto, senti, ma la questione delle lampade cosiddette risparmio energetico, no? Quelle fluorescenti, dico, ma perché non è mai stata realizzata una seria raccolta a parte, fin dall'inizio, adesso un pochino si comincia a fare, cioè non è stato reso obbligatorio, perché dentro quelle lampade c'è il mercurio. Per cui da un lato il legislatore ci ha chiesto giustamente, vi ricordate, di smettere tutti i termometri a mercurio perché dentro c'erano alcuni milligrammi di mercurio che avvenivano nel mondo. Perfetto. Contemporaneamente lo stesso legislatore ci ha fatto mettere in casa le lampade a risparmio energetico che di mercurio messe insieme alla lampadine da casa è enormemente di più del termometro. Del povero termometro di una volta, no? E allora dico, ma perché noi non ci abbiamo pensato? Però. Quindi, insomma, anche il legislatore a volte, se ascoltasse più il tecnico, gli farebbe un gran bene. Ecco, questo è un esempio in cui è stata fatta una cosa positiva. Ok, mandiamo in pensione le lampadine a filamento che sono inefficienti, una resa del 2%, una cosa insostenibile, perfetto. Mettiamo le lampadine in nuova tecnologia, perfetto, ma nessuno che gli viene in mente che dentro c'è il mercurio. E quindi noi abbiamo sparso mercurio ovunque in Europa, perché la gente lo buttava nell'immondizia. Quindi, insomma, ecco, per dire l'importanza del legislatore. Ecco, io mi occupo proprio di questo. Io faccio il RAE e proprio quelle lì, grazie a Dio, riusciamo a estrarne parecchie dal metodo del RAE, perché altrimenti andrebbero tutte maciullate per recuperare rame, no? Disastro. Altre domande? Posso fare un'altra? Se non c'è qualcuno. Prego. Scusa, se non c'è qualcun altro, perché ne ho già fatte un paio. Volevo chiederti, una volta mi è capitato di sentire, torno sulla mobilità. Una volta mi è capitato proprio di sentire quando tu prima dicevi alla fine le macchine di fatto vengono utilizzate spesso da una persona sola per un tempo molto limitato. Mi è capitato una volta di sentire, non so se qui ha avuto un seguito, un esperimento o non so se è qualcosa di più, dove si ipotizzava di ricoprire le macchine totalmente con una, diciamo, in qualche maniera con una vernice che potesse simulare quello che è un pannello fotovoltaico, perché di fatto la macchina quando tu la metti nel parcheggio non fa altro che stare sotto il sole e fondamentalmente potrebbe essere una sorta di pannello, dove però in questi parcheggi che avevano ipotizzato c'erano delle colonnine a induzione in modo che tutta l'energia che veniva prodotta dal sole, diciamo, in qualche maniera in prima battuta riempisse la batteria della macchina e in seconda battuta, quando la batteria della macchina era piena, per induzione rimettesse l'energia su queste colonnine che le riportava poi nel servizio diciamo elettrico nazionale, per capirsi. Tu hai saputo, cioè, per quello che, insomma, non so se è stato solamente un'ipotesi, un'idea, oppure era stato portato avanti qualche esperimento al riguardo. Allora, per quanto riguarda le macchine col pannello sul tetto, c'è un'azienda svizzera
che se non ricordo male si chiama Sion, se non ricordo male, ma non vorrei dire una fesseria, che produce un'automobile esattamente come stai dicendo tu, che ha i suoi al tetto e credo anche il cofano ricoperto in pannello, che è su un pannello di silicio amorfo, in modo tale che si ricarichi anche durante quando è fermo. È chiaro che una soluzione del genere non permette alla macchina di produrre mentre va l'energia che le serve, fosse anche diciamo in Sicilia in pieno luglio con un sole cocente, perché la densità di energia che ti serve non è sufficiente per i metri quadri che c'è sul tetto e sul cofano. Però, considerare il fatto che il 97% del tempo la macchina è ferma, quando tu vai a lavorare, la lasci 8 ore in un parcheggio magari sotto al sole, almeno ti ricarica un 10, 20, 30% della batteria, che magari è esattamente quello che c'è per andare a tornare al lavoro. Quindi queste soluzioni sono sicuramente, diciamo, il prossimo stadio nello sviluppo dell'auto elettrica. Il pannello direttamente sul tetto per coprire almeno una parte del fabbisogno. Per quanto riguarda invece lo scambio, diciamo, bidirezionale, questo farebbe anche parte del cosiddetto concetto vehicle to grid, cioè nella rete intelligente le macchine elettriche non sono solamente consumatori di energia, ma anche datori di energia, perché se uno mette insieme la potenza di milioni di macchine, fa una quantità spropositata di elettricità a disposizione che può essere scambiata sul posto. Questa è un'opzione sicuramente futuribile che però richiede uno stress della batteria più elevato, perché faresti dei cicli di carica e scarica più frequenti. Quindi uno sviluppo di batterie, nel senso di renderle anche, diciamo, batterie che rilasciano elettricità alla rete nel momento in cui non ne hanno più bisogno di accumulo, oppure in base al prezzo del momento, perché c'è la borsa elettrica, per cui adesso mi conviene venderla, poi la mi conviene prendere, c'è tutta una questione gestita a livello di app e cose del genere. Richiede però tecnologicamente che le batterie siano più sottoposte a maggiore stress. Quindi, quando le batterie miglioreranno dal punto di vista dei cicli, probabilmente sarà un'opzione più spendibile. Adesso come adesso le aziende hanno fatto un po' marcia indietro perché le batterie a litio sono state molto perfezionate, però sovraccaricarle troppo di cariche e scariche non è al momento una buona opzione ed è anche quello diciamo, una strada per migliorarle in modo tale che quell'opzione che dicevi tu possa diventare più tecnologicamente, anche economicamente, anche tecnicamente accettabile dal punto di vista della durata della batteria. Grazie mille. Prego. Buonasera, mi sentite? Sì. E volevo chiedere una cosa. Allora, innanzitutto grazie della presentazione perché cioè, lascia anche quel giusto senso di colpa che quando si tratta di cambiamento climatico credo sia necessario. Comunque, no. E volevo chiedere, quale sarà il ruolo del nucleare nella transizione, nel passaggio alle energie totalmente rinnovabili, cioè è possibile considerarla come energia di passaggio? Dunque, il problema del nucleare è un problema economico. Il nucleare è una tecnologia morta. Cioè, infatti, in Occidente sono praticamente 40 anni che non viene aperta una centrale. Ma perché? Perché è pericolosa? Perché? No, perché in realtà dei costi esorbitanti, dei costi di gestione di investimento che sono pazzeschi. E quindi il nucleare tradizionale non ha nessuna possibilità di avere alcun ruolo importante. Diciamo, il ruolo importante che avrà sarà quello di continuare a far funzionare quelle che ci sono e portarle a vecchiaia. E qui lì aiuteranno perché sono centrali già pronte, un investimento già fatto, sia energetico che economico, e quindi ok, quelle portiamole avanti. Ma pensare di fare di nuove è assolutamente impensabile, soprattutto di grandi dimensioni, che sono poi quelle economicamente sensate. Vi faccio riflettere su un numero, che è questo. Il danno economico della catastrofe di Fukushima è stato ufficialmente stimato dal governo giapponese attorno ai 300 miliardi di dollari. Sì. Ecco, non esiste al mondo un impianto industriale potenzialmente in grado di fare tanti danni. E quindi non si trovano più le aziende, le assicurazioni che lo vogliono assicurare.
ma non si trova neanche più tanto gli stati che lo vogliono assicurare, perché 300 milioni di dollari li regge il Giappone e forse altre due o tre nazioni. Ma se un disastro del genere succede in Pakistan o in Argentina, dico due nazioni che hanno centrali nucleari, ma chi li caccia fuori 300 miliardi? Quindi, per farla breve, cioè è un impianto che comporta di per sé un rischio troppo alto che nessuno si vuole accollare, soprattutto oggi di fronte a un fotovoltaico che non costa niente, ma veramente niente. Io sto progettando una casa nuova, adesso il cantiere ovviamente è fermo, e quando mi hanno fatto il preventivo del fotovoltaico con batteria, cioè io sono rimasto basito di quanto, cioè, come te lo tirano dietro, ragazzi, con le patatine. Quindi come fanno a competere? Ma non il nucleare, che quello già non competeva prima. Il gas non compete più col fotovoltaico. Anche l'eolico comincia a far fatica. Perché? Perché la Cina, nostra croce delizia, ha incrementato la produzione a livelli astronomici e quindi il prezzo è crollato. E adesso tutti i pannelli li fanno in Cina, d'altra parte anche tutti i computer li fanno in Cina. Cioè un Mac mica costerebbe quel che costa se lo facessero a Bergamo o a Los Angeles, quindi insomma siamo sempre lì. Quindi per tornare al punto, cioè il nucleare è stato sconfitto dal mercato. Cioè quella che doveva essere la tecnologia del mercato in realtà è la tecnologia sovietica, cioè il nucleare era perfetto per l'Unione Sovietica, infatti è morto con l'Unione Sovietica, con Chernobyl. Un sistema rigidamente controllato dallo Stato, stupido, e poi cioè, dal punto di vista dell'eleganza tecnologica, lo dico a voi che siete appassionati anche di in qualche modo di scienza, no? Beh, l'idea di fare un gigantesco bollitore d'acqua che costa una follia, cioè, è una stupidaggine, cioè alla fine la centrale nucleare è un bollitore d'acqua, Sì, 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 assolutamente. Dobbiamo fare tutto sto casino per fare un bollitore d'acqua? No, cioè purtroppo sì, 70 anni fa quando si è cominciato, valeva la pena provare. Ma poi arrivati alla fine, prendiamo la Germania, prendiamo la Svizzera, per dire due paesi che i soldi ci guardano, come ben sappiamo, hanno detto no, non vale la pena, hanno fatto 10 anni fa, hanno fatto 2 più 2, hanno detto no, basta, chiudiamo tutto. Stanno chiudendo tutto, stanno in Svizzera, in Germania, le centrali nucleari le stanno chiudendo tutto. Questo penso che tagli definitivamente a testa un po'. Va bene, chiarissimo, grazie mille. Prego. Però ti chiedo scusa su questa cosa qui, volevo un attimo chiedere, riguardo invece, abbiamo parlato di nucleare, ma abbiamo parlato sempre di fissione nucleare, no? Sì, sì. Però per esempio sia, se non sbaglio, a Roma stanno facendo un prototipo, ma poi stanno costruendo, se non sbaglio, il reattore, non so neanche come chiamarlo, in realtà non è un reattore, ma è un dimostratore, l'ITER, se non sbaglio, in Francia, esatto, stanno costruendo, che dovrebbe, quello lì invece, insomma, sotto quell'aspetto dovrebbe essere centrali intrinsecamente sicure prima di tutto perché usano la propria stessa energia, quindi quando quelle smettono di funzionare si spengono automaticamente in qualche maniera, no? Fermo restando che è il confinamento del materiale della fusione nucleare è estremamente complicato, però quello non potrebbe, a parte i costi esorbitanti, no? Però di fatto hai comunque soluzioni che ti possono dare una continuità nell'energia nel momento in cui per esempio è notte o nel momento in cui hai bisogno di zone industriali dove hai bisogno di grosse cariche di energia. Cosa ne pensi al riguardo? Dunque, guarda, io la penso così, cioè la fusione, se l'avessimo qui in mano adesso, sarebbe una cosa fantastica, non ce l'abbiamo. 50 anni fa dicevamo che l'avremmo avuto fra 50 anni, adesso diciamo che ce l'avremmo fra 50 anni. E quindi, insomma, quando tu parli con chi se ne occupa, a me è capitato, insomma, nel corso degli anni parlando, ci sono alcuni che dietro le quinte dicono: ma vediamo che in realtà non ce la faremo, faremo fisica, che è vero, verissimo. Quindi il problema fondamentale della fusione sono due. Il primo è che è una tecnologia estremamente sofisticata, che inevitabilmente finirebbe nelle mani dei paesi, diciamo, più ricchi, dei soliti. È una forma di energia che si presta molto alla colonizzazione energetica dei più poveri, perché adesso quelli che hanno bisogno di energia, paradossalmente, così, non siamo noi, che ormai abbiamo raggiunto un plateau, no?
sono i paesi in via di sviluppo che producono l'energia, ma proporre a questi la fusione vuol dire metterli, diciamo, alla mercé e a fare il solito colonialismo europeo o americano verso questi paesi. E quindi questo è un aspetto che diciamo sicuramente va preso in considerazione. E l'altro è il fatto che comunque, se anche dovesse arrivare troppo tardi, cioè io non l'ho detto prima, ma la transizione energetica, ragazzi, dobbiamo farla entro i prossimi 30 anni. Cioè il problema va risolto adesso. La fusione nucleare, e più accesi sostenitori dicono che arriverà fra 30 anni, è troppo tardi purtroppo. Continuiamo a studiarla, per l'amor di Dio. Magari domattina salta fuori la grande scoperta e l'abbiamo domattina, ma è molto improbabile, quindi io non ci farei molto conto su una tecnologia che tutti dicono bene che vada se abbiamo fra 30 anni. E sottolineo che 30 anni fa si diceva la stessa cosa, quindi insomma. Quindi se ce l'avessimo magari, ma insomma sembra sempre il solito sogno che non arriva mai. E ripeto, non è trascurabile questo aspetto dell'elevata concentrazione tecnologica che comporterebbe un colonialismo energetico che forse dovremmo superare. Grazie mille. No, concordo con te sul fatto che ci debba essere una devono essere seguite più vie possibile, perché penso che sia l'insieme di una serie di vie che possa portare a una transizione. Anche perché, come ho detto, non mi piace fare previsioni, perché fare previsioni si sbaglia, quindi teniamo aperte tutte le porte. Io dico semplicemente che parlando sempre di elettricità, i combustibili sono un altro problema più serio. Parlando sempre di elettricità, oggi come oggi, combattere con il fotovoltaico è diventato impossibile, cioè non c'è nessuna tecnologia che possa reggere a quei prezzi lì. E soprattutto, sai, è una tecnologia assolutamente priva di qualsiasi rischio, soprattutto una tecnologia affidabile. Perché guardate, è banale, ma perché il fotovoltaico dura 30 anni? Perché non ha parte in movimento. Cioè voi guardate un pannello fotovoltaico, vi dico sempre, è un miracolo. Un miracolo, perché è un affare che non fa rumore, non ha parte in movimento e produce una quantità di elettricità che per l'efficienza di un pannello fotovoltaico, che adesso ormai comincia ad essere sul mercato standard 20-21%, ma la fotosintesi naturale, come dicevo prima, è meno dell'1%, la natura ci ha messo 5 miliardi, 3-4 miliardi di anni per arrivare a questa, no, a questo risultato. Noi con questa macchina, non è neanche una macchina, perché ripeto, la parte in movimento, noi riusciamo a convertirne il 20%. È una roba assolutamente imbattibile. Cioè, veramente, il pannello fotovoltaico al silicio, lasciatemelo dire, è la più grande scoperta degli ultimi 70 anni. Cioè, non c'è pezzo questo. Perché è un materiale banale, tra l'altro. Non ci vuole chissà che per farlo. Insomma. E poi il silicio, come facevo vedere nella tavola di prima, oltretutto adesso il litio che abbiamo, ma il silicio è quello lì, cioè è come dire lo spot più grande della tavola periodica, l'abbondanza relativa, oltretutto, quindi cioè, proprio, insomma, sarà dura battere il silicio, sarà molto dura. Io non abuserei oltre della disponibilità di Nicola, che ringrazio di nuovo. Bene, abbiamo fatto 2 ore, più che sufficiente per tutti. Davvero, grazie davvero. Questo ti fa capire intanto che, come dire, c'è dell'interesse nel tema e sicuramente andremo avanti a trattarlo. Quindi lo faremo anche con l'ingegner Muzzoli a breve. Però come dico e ripeto, è possibile anche che torneremo a bussare alla tua porta. Bene, magari vengo a parlare degli elementi chimici rari, questi argomenti qua che sono sempre affascinanti. Va bene. Perché no? Io vi ringrazio, magari io può darsi anche che mi ricordi per sempre di questa serata, o forse anche voi. E adesso le conferenze di questo tipo forse si faranno sempre più spesso, quindi questa rimarrà forse una pietra miliare, diciamo, della mia carriera me la annoto sul calendario, insomma. Vi ringrazio davvero di tutto. Una cosa evidente da tutto ciò: non possiamo continuare ad andare avanti così. È giunto il momento di un cambiamento drastico e abbiamo il diritto e il dovere di cambiare in qualche modo. È così, spero che questo messaggio passi. Se passa, è passato. Se è servito a qualcosa.
Grazie ancora, Bene, Antonio. grazie a voi, buonanotte. Ti faccio Grazie vedere la mille, presentazione. Buonanotte a tutti, grazie per l'attenzione. buonanotte. Buonanotte. Grazie mille, grazie.